Intanto Gioco a teoricamente l'ho simulazione. avviata, mo tocca vedere solo se è partita. In caso, bella raga, siamo qui con Madkip sul GCC Online perché dovevamo farlo su un server, ma ci mette un'ora e mezza a partire e io non ho voglia di aspettare un'ora e mezza. Poi Poi allaga anche quando parte. vabbè, lagga come non so che. Comunque, vediamo un po'. Non sembrerebbe neanche star laggando tanto. L'ho detto, L'hai detta, mo te la eh. sei Ah, no, 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 buffata. no, va bene, va bene, va bene, va bene. Vediamo come va la live, però. Io posso fare una battuta? Falla un po', tanto l'avresti fatto uguale. Te la sei gufata, te la sei ututata. E chiudo tutto in gufo. Ok, Marchio 2000 è escluso dalla live. Madkip due pirla. Lo Marchio 2000, questa è bellissima. so, Questa me la segno. modestamente. Questa me la segno. Marchio 2000. E il bello è che per una volta non devo cambiare il titolo. Io mi sono rimasto a non devi cambiare il Titolo. titolo, ok. Non devo cambiare il titolo per una volta, perché di solito, insomma, me ne dimentico di cambiare il titolo e diventa un cazzo di casino. Perfetto, così è impostato al minimo. Così non dovrebbe neanche eccessivamente dare fastidio, però non mi illumina abbastanza la faccia. Datti fuoco, vedrai che ti illumini. No, ci ho già provato mentre facevo la reazione a dei post di Instagram. Mi sono provato a dare fuoco in editing con le fiamme di Cyndaquil, ma non ha funzionato. Sì, ho visto. Sì, capito. Typhlosion con il genoma corrotto, non lo C'aveva un cromosoma in più che te pazzo di. so. Un po' che genoma in più. Quindi, che dice egregio signor Matcute? Dico che ancora devo andare in live su Twitch e volevo mettere nelle schede sotto il suo link e il link per il suo canale YouTube. Solo che ancora devo fare tutto perché sono più lento di uno slacking. Slacking almeno, cioè non mi insulta slacking, che almeno slacking è utile perché prende botte, cioè le incassa. Semmai Sì. slacot è proprio la mea, cioè è inutile Ah, no, slacot. giusto. Cioè slacot è Allora. proprio il Pokémon più inutile dopo forse Magikarp. Magikarp in realtà è utile perché quando si va al Gyarados. Ma è utile Gyarados, non Magikarp. Vabbè, dai. Eh sì, certo. Seleziona tag streaming. Non è di sicuro a squadre. Cosa? Ah, sto selezionando i tag per la mia live. Sì, dovete Modalità sapere che lui entrambe. è fissato con i tag. Fissato Comunque, con? raga, i tag. Sì. Cioè, lui in pratica c'ha un cazzo da fare. E quindi prende e mette i tag. Esatto, non a caso ho almeno 10 iscritti a settimana. Questa me la leggo al dito. Dab. E te la leggo al collo e inizio a tirare. Comunque, tralasciando le minacce di morte, oggi ho pacchetti, ho 8 ticket per fare un torneo, ho tanta voglia di spaccare i culi a destra e a manca, quindi oggi ci divertiamo. Dai, signor Assolutamente. Matkip, ha avviato la live già? Il signor Markip sta decidendo l'ultimo tag. Idiozia. Dimmi tu, e non è una mod, non è una modalità facile, modalità avventura Per no. te non è una modalità facile. Modestamente. Multigiocatore, sì, è un multigiocatore effettivamente. Io te lo dico, come minimo inizio, prima partita,
e mi trovo contro i mazzi che mi fanno per 12, manco per 2, per 12 12. proprio. Che cazzo fanno a farti per 12? Era una battuta. Pessima battuta. Non era Maio delle effetto. sue. Questa è un'altra battuta che ho fatto. Una battuta pessima, non era d'effetto. Lo sai perché? Non lo voglio neanche sapere. Perché a ping pong c'è sia la palla liscia che la palla tagliata che si dice effetto. E quando inizia il gioco si fanno le battute, quindi una battuta ma non d'effetto. Vado a togliere il link. Ah, scherzo. Che cazzo gli devo... Ah, vabbè, sì, questo skip room era abusatissimo. Eh beh, allora io volevo modificare, in quanto tu adesso hai alleluia un profilo Markip e un profilo È un Markip. profilo Mudkip, ragazzi. Mamma mia, un gioco bellissimo proprio. No, scherzi a parte, devo anche ringraziarti a proposito, perché l'egregio signor Mudkip mi ha regalato praticamente un account di Minecraft. Quindi stiamo già organizzando un paio di serie. Oggi per dire devo andare in live su un Sì. server creato da me, ma ho visto quanto ci metteva ad avviarsi. Ho detto vabbè, lo famo un'altra volta, o magari registro e non vado in live. Perché infatti io stanotte gli ho rotto le palle a questo povero Cristo. Che facciamo domani? Registriamo? Facciamo qualcosa su Minecraft? Domani vediamo. Sì, diciamo che ora vado a riprendere il messaggio e dico pubblicamente l'orario in cui mi è venuto a dire domani registriamo. Lo dico io, mezzanotte quasi precisa. Ma che cazzo sta di mezzanotte? Un cazzo mezzanotte. Ma dobbiamo essere proprio un pochettino più family friendly, porca puttana, con queste parolacce. Allora, ora ve lo dico subito. L'orario non era circa mezzanotte. Mezzanotte. Era mezzanotte e mezza. Quindi Oddio. non era mezzanotte per un ca... Allora, la gente che mi chiede Lapras, già gli sputerei in entrambi gli occhi. Eccolo dov'è, Matte Pozzi Namaite, io ti sto cercando. Pacchetto di Detective Pikachu, ma io lo prendo solo perché è bellissimo Detective Pikachu. Ora voglio il Mewtwo, voglio il Mewtwo, voglio il Mewtwo. Oppure vedo se riesco a darlo via, anche se dubito perché delle carte di Detective Pikachu non se ne gioca nessuna. No, sono belle giusto per le collezioni. Che poi grandissima collezione, 20 carte so tipo. Manco, sono tipo 18, mi pare. 18 più 4 promo, se non erro. Mese. Ah, vaffanbene pure le date americane. Ma l'hai fatta partire o no, sta live? Non ancora. Io non vedo Bene. neanche uno scambio decente, non dico utile, ma decente. E poi ho anche provato a chiedere due Lapras V in più da poter dar via, invece nessuno. Eh? Dimmi. Non ho capito che hai provato a chiedere due. Lapras V per provare a darli via almeno, così da riciclare e prendere pacchetti, invece. No, nessuno che vuole che vuole darmi sti Lapras. Se qualcuno di voi ha dei Lapras e me li vuole dare per nulla, io sono più che favorevole a ciò. Potrei dare No, io, non ma scherzo. purtroppo non ce li ho. Non so che non ce li hai perché sei povero. Non che io sia ricco, quindi. Infatti quello shaming non te l'ho dato io. No. Ah, scherzi a parte.
Sto vedendo se c'è qualcosa di utile, magari qualche V che non mi serve da dar via per uno o due pacchetti. Cioè, già Shaymin Prisma comunque non è facile da trovare ed è utile, ma tu me lo chiedi, mi provi a dare Turbo Crash. E grazie che nessuno te l'ha accettato. Ok, che è forte sto Oranguru, però metterlo al pari di un Lapras V, cioè. Scambio Tu poi mi sei Snorlax cascato, no. sei alla live che suca, no, il cazzo, un bordello di connessione. Che si sente male, immagino. Ma infatti scriveteci, o meglio, dillo te magari, scrivete nella chat se magari mi sentono, non mi sentono. Allora, no, ti sentono perché ho controllato prima da OBS. E Ok. c'è l'audio tuo, quindi tranquillo. Comunque ho appena Perfetto. ottenuto un pacchetto di evoluzione dando via due richiami alleati. Giusto così per Ok, spacchettare buono. qualcosa. Ce Sì, assolutamente. l'hai fatta a far partire sta live? Si sono risettati i tac. Ragazzi, vi do un consiglio. Se iniziate a fare video su YouTube, cercate qualcuno con cui fare video che non sia come Mudkip. È simpatico, ha tutte le sue belle idee, a volte pure troppo lunghe, che ti fanno venire voglia di spaccare una tastiera sul setto nasale. Però per il resto. Però non so se aprirlo a sto punto evoluzioni, perché qui c'è una bella Velox Ball. Ma vaffanculo, non me ne apre evoluzioni. Che se mai trovo il Charizard, quello full art, Sì. non dico che ci faccio un sacco di Sono andato pacchetti, ufficialmente in diretta sul canale Twitch. ma. Oh, devi dire Sito Viola perché dopo la live la buttano giù a me, bastardo. C'hai ragione. Sono appena andato in diretta sul sito Viola, signori. Perfetto, per cui adesso. Prima di aprire pacchetti, io direi che ci andiamo a fare un bel torneazzo del cazzo. Allora, vediamo un po'. Io sto entrando adesso, eh? Iscriviti adesso, standard. Aspetta. Sì, vado. Tsunami, iscriviti. Boom! Io sono già in coda nel torneo. Perfetto, io ancora no perché sto mettendo in descrizione al mio profilo del sito Viola il tuo canale. Ok, perfetto. C'è un idiota che ha appena lasciato il torneo. Una che appena. Oh, ok, ottimo. Ha sentito la forza del mio mazzo, cioè già sentiva Forza, la sì. potenza di Lapras, se lo sentiva proprio nelle vene, è andato via. Ok, dovrebbe essersi attivato. Perfetto. Hai l'immagine un pochettino sfogata, però c'è anche il tuo canale in descrizione alla mia live, Ok, tu sei già entrato? ecco. Io sono? No. Ok, no, perché c'è la possibilità, mi sa, di incontrarci nello stesso torneo. E sarebbe Perfetto, divertente massacrarti, esatto. sarebbe molto molto divertente. Soprattutto qualora arrivassimo in finale. Assolutamente. Bene, allora io attualmente sono proprio nel gioco. Cos'è per tutti i ricevuti? Ah, ok, Lizzy Cosmica. Sono attualmente nel gioco, quindi ciao a tutti ragazzi voi che state guardando. Stiamo facendo una live su GGC Online, come avete detto dal titolo, e siamo insieme a Phoenix, magari risaluta Bella, aprendo un live. bella popolo di Mudkip, Allora, Mudkipiani. Mudkipiani. Tu immagini un pianeta dove ci stanno Mudkipiani? Madò che schifo. No, scherzi a parte. Vediamo. Mancano tre persone e ci sfondiamo di mazzate, tanto inizieremo malissimo. Neoformato standard, giusto? Sì. Se vuoi fare un formato standard, fai standard, se no fai esteso. Quanti sono nel torneo tuo? 6 su 8. Lo sai che forse siamo nello stesso? Sarebbe veramente divertente, eh?
Sarebbe assolutamente figherrimo, assolutamente. Primo incontro, Phoenix Madkip, Madkip fuori dal torneo. Sì, La live mi è diventata completamente. bianca. Non ho visto un cazzo, però forse Attenzione, attenzione, è appena iniziato il torneo. Ho uno contro con Solgaleo, testa o croce, che dici? ho visto. Boh, io dico solo che adesso smadonno perché mi sono trovato contro il Testa o tipo croce, Elettra. testa o croce? Testa. Che Croce. culo, eh. Io dico testa per la mia live. È uscito testa, visto? Sì, iniziamo noi. Belle carte. Che Sta belle laggando carte. pure il gioco, figuriamoci la live. Comunque. Mi dice molto a sfiga perché mi toccherà lottare con il fottutissimo Blastoise. Perché Lapras qui prende gli schiaffi a destra e a manca. Perché mi trovo contro, no? Chi è che No, no, non io in si questo. becca il mazzo elettro quando gioca il mazzo acqua? Chi è che non se lo trova? Non lo so, io purtroppo lo trovo sempre. Cazzo, pure il Morpeko. Che mena No, il come. Morpeko. Mazzo di Morpeko mena. Morpeko vi dico. No, ho Già. Oh, rimischiato. Giaci, maledetto. Ho iniziato subito male rimischiando un Frozmoth che potrebbe essere utile. Non è possibile. Amico mio. Lo sai dove ce l'ho il Blastoise? In attacco? Nei premi! Quindi mi tocca giocare con Lapras sapendo che prendo un fotto di danni. Ho anche sbagliato. Ho dato l'amuleto a Zacian perché sono stupido. Perché su questo Pokémon puoi contare le prime 5 carte? Ah, bastardo, vabbè. Tante volte. Sempre meglio farlo. Dopodiché, io assegno a lui e faccio proprio grinta di Rocco. Sti cavoli, se mi finisci il turno, perché io innanzitutto mi prendo un ADP. Dopodiché, dove sei tu? Grinta di N. E che altro mi prendo? Ah, un mana, figa, tante volte volesse fare di Velox, nuovo. bolè. Non mi piace come mossa. Orco cam maledito, lo stardo. Sì, dai, per adesso ci può stare lì, me ne c'è un altro di grinta di Rocco. Ragazzi, si mette molto, molto male. Ora questo si riempie la panchina fino a esplodere il PC. Ai! Io ultimamente. Ai, dai, è questo. Ecco, si sta facendo la bella schiera dietro con tutti i Pokémonini elettro del cazzo. E Che questi. accadente. Vediamo innanzitutto che è uno spettatore. Sei tu, immagino. No, non è No! Twitch. Comunque vi saluto, ragazzi. Stiamo qui sul GGG Online. Ricerca accademica, ma quanti GA ci deve Non lo so, fra, io so solo che tra un po' smadonno proprio in turco. Te prego. Zacian, fammi pesca il VMAX. Vabbè, non mi hai dato direttamente il VMAX, ma mi hai dato un Pokémon più la communication, quindi te la buono Zacian per stavolta, eh? Dalla prossima te corcoli, stavolta. te picchio a sangue. Questa per niente c'ha il mazzo di Jayashi e poi c'ha tipo Cinder, c'ha Shackle. Non so che Che mazzo mazzo possa è? essere. Fatto sta che io se la riesco a spuntare stavolta cioè merito gli applausi perché sono in una situazione di merda in sto momento. Della merda. Proprio la più merda della merda proprio. Prego, grinta di N. Io adesso sapete cosa mi servirebbe adesso? Switch. Che gli tiro giù il Morpeko. Allora, io potrei benissimo fare. Eccolo Switch? No, però è la Camilla. E la Camilla mi può essere molto molto utile. Perché ora Non ci rimischio il posso Piplup. fidare. Questo potrebbe essere un problema, eh. Cosa farà? Ah, è semplicemente sono abbastanza impedito nelle mie mosse.
Sono un po' impedito in generale. Vabbè, tu più di me, questo si Ma sapeva. che cazzo stai a dire che ti ho insegnato io a giocare praticamente? Ok. Comunque scherza, Fran. Ovvio che si scherza. Io Lavros Vimax, giù. odio la scherza. Camilla. And Marilla. Camilla mi fa pescare lo Switch? No, perché la vita chiaramente deve far schifo. Ah, no, amo fai volve sinde, Sindarisso, bastardo. comunque si chiama. Ok, freschiamo carte inutili alla merda, però va bene, perché tanto più di così non posso fare. Questo è praticamente un mazzo sinde il mio, eh. Non so cosa. Allora, ammazzo Sindarisso, se è quello che penso io sei nella merda. Grazie che me l'hai fatto, grazie, ti voglio benissimo. Prego. No, non lo sto dicendo a te. Immagino. Non lo capisco perché lui continua a prendere Raichu ma non mette giù Pikachu. Quindi non sto capendo che cazzo di strategia ha in testa quest'uomo. Se ha una strategia in testa quest'uomo, se ha una testa quest'uomo. Ha una testa quest'uomo. Sicuro la caramella hai per fare evolve coso, quindi un sento Pokémon e giusto come Scintilla, venerato ok, mi ha. un Oh cazzo, mi ha ucciso due secondo. Pokémon. Con un colpo. E allora mi sa che qui entra in gioco lui. La prassa Vmax. Skindex 170, te pozzi in ammaite. Sindarisso, sì. Sindarisso, mena. 70 di vita. Diamo l'energia alla prassa quello dietro. Io devo per forza No, aspetto un turno, che attivare il magari. suo GX. Il problema è che lui con Camilla è. Giga Bomb e si va a prendere le prime due premio della partita. Bene, grazie per avermi ucciso Markip, mi hai fatto un favore. Markip. Ti prego, dammi Blastoise, mi ha dato il cincino, ma va a morire ammazzato. Ok. Mi ha dato tre premi, dico. Mi poteva dare il Blastoise, mi ha dato cincino. Infatti, io ragazzi, se qualcuno di voi ha un altro Blastoise Piplup scambiabile o dei pacchetti di Eclissi Cosmica, mi farebbero più che comodo. Allora, vediamo. Ok. Non sbadigliare mentre stai facendo le live, Madonna. Perfetto, quindi tu adesso hai messo già Aichi, io Io posso non ho mettere il messo un Keldeo cazzo. qui Fattone. e attivare la mia creazione alterata. E ragazzi, non sto neanche vedendo la partita di Mudkip. Se no, gli Anch'io sto darei anche vedendo. qualche consiglio. Forse. Forse. Adesso, se lui Non non so se ne perché parli, non posso usare scambia Bitta a il tuo sto Pokémon. Dita a sto Ecco, esatto, punto. Perché non scambia ho il tuo Pokémon, energie, l'ha detto, però non ha effettivamente. Pokémon in panchina, non ha cose disponibili in panchina. Diminuisco il cincino e mi prendo l'altro Lapras Vmax. Che piazzo subito dietro a supporto del primo, in caso uno dei due cada. Giga pompa e ci portiamo a casa un'altra premio. Io teoricamente adesso la sto gestendo molto bene e pesco anche Piplup e Blastoise. Anche se adesso è tardi, cioè ormai io sono partito con i Lapras e la chiudo con i Tardi o Lapras. Vediamo un po' cosa farà il mio avversario adesso. In questo momento è bloccato, cioè a meno che adesso non prenda e evolva il Pikachu dietro, è letteralmente bloccato. The Sirius, ciao ragazzi, oggi su YouTube. The Sirius è l'altro YouTuber con cui fai video te, no? cosa? The Sirius. Desius, sì. Ciao Desius. Ciao The Sirius. Benvenuto sul mio canale. Vediamo un po' cosa fa questo Elmolga adesso. Prende un altro Elmolga. Hola, Desius.
Allora, io so già quale sarà la sua mossa adesso. Si riempie la panchina e manda avanti Raichu. Raichu fa coi danni 20 per ogni energia elettro in campo. In questo momento sarebbero 80. 80 per 2, 160. Abbastanza. Considerando che Lapras però a 320 potrebbe reggere due colpi di questo genere di Raichu. Quindi lui ora switch, manda avanti e cercherà di fare danno a Lapras. Però Lapras poi lo stronca e io dietro un altro Lapras. Per cui mi Buona. posso permettere di correre questo rischio. Io ho trovato un avversario che si può battere, però allo stesso tempo rompere scatole. Lui mi ha mandato il Keldeo carico. V o V, ma Ma V o GX? Ex, ovviamente, quello che Quello c'ha poi stronzo, il ok. Ha fatto bene. culo. Ma Perché lui tu non ha ora non lo proprio puoi niente. toccare. Quindi, anzi, ha Cinder che è debole al tipo acqua. Lui ha fatto bene però perché tu non lo puoi toccare. Non lo puoi colpire tu. Come attacker c'hai coso, Anche sbiadito. Tutti i miei Pokémon possono attaccare. No, non possono attaccare Keldeo perché non può subire danni dai GX. Ma lui non ce n'ha neanche uno di GX o EX. Il problema è che tu non puoi attaccarlo con i Ah, GX. no, mi ha appena ammazzato Keldeo, bastardo. Keldeo? Ah, ok, non stavo capendo. Scusa, Infatti. ti ha mandato avanti il tuo Keldeo. Sì. Ah, ok. No, Stato, avevo vedi? capito che lui avesse mandato avanti il suo Keldeo. No, In quel caso era scacco matto per lui. Cioè per te più che altro, perché tu non ti potevi più muovere. Allora, questo carissimo ragazzo che sta giocando questo la mazzo maledetta. elettro non si è reso conto del fatto che ormai è in una morsa inesorabile. Perché non mi capita una maledetta infermiera Joy? Allora, 30 e 30 dopo il calcolo dei danni. No, prima. Quindi già questi sono 120. Però con la bomba. Ok, questo Lapras va giù, purtroppo. Il Lapras avanti va giù. E il figlio di Androkien usa anche il Marnie. Giocare Marnie vuol dire essere bastardi. Cioè che poi no, finché ne usi uno solo nel mazzo di Marnie ci sta anche. Vabbè, lo chiamo in inglese comunque Mary. No, ho Sarebbe perso Mary. io purtroppo, non potevo fare altro, ho perso. Io sto. Vedo come sta andando e. Diciamo che siamo in una fase un po' più. Cioè, di testa. Chi riesce a fare una buona mossa adesso probabilmente si porta a casa la partita. Tecnicamente parlando, sono in vantaggio io avendo solo due premio mentre lui quattro. Però c'è il Lavras che ha solo, tra virgolette, 220 di vita. Bello, comunicazione Pokémon Gold, però, fra, così mi fa rosicà. Lui rimischia il Raichu. Io spero mandi avanti, sinceramente, a sto punto, il Morpeko e provi a farmi danni su Lavras. Allora, il Morpeko l'ha messo. Se Allora, io adesso sposta le appena ho perso energie, il torneo. ok. Morto il mio poverissimo Lapras. Ma io non mi abbatto perché ho l'altro Lapras dietro pronto a picchiare sta merda di Raichu. Ragazzi, questo mazzo è molto forte ed è uno dei pochi che mette in difficoltà il mio mazzo di Lapras. Però adesso mi dispiace, questo Lapras, questo Raichu ci saluta, non ha modo di giocare un Raichu al prossimo turno e qualunque Pokémon tira avanti, io adesso io lo posso far fuori. Meno che non mi sciotti, ma la vedo difficile. Perché non penso abbia tutti questi potenziatori elettrici, quanti ne ha usati? Due. Dubito che abbia tre potenziatori elettrici nel mazzo.
inoltre non avrebbe le energie per attaccare comunque. In questo momento siamo letteralmente in una fase di stallo, in quanto entrambi abbiamo una premio. Un errore adesso è fatale per entrambi. Poi ecco, ho abbandonato un attimo per spiegare una cosetta al volo, eh. Tranquillo, io stavo solo spiegando il fatto che in questo momento siamo ai rigori. E voi, perfetto. Chi sbaglia adesso ha perso tra me e il mio avversario. Praticamente sì. E infatti una carta premio è rimasta, però penso che tu sei più avvantaggiato perché non hai danno e hai l'ape a scarico. Esatto. Tecnicamente sì, tocca vedere perché in mano potrebbe avere tranquillamente potenziatore elettrico, mandare Beh, avanti il quindi. Morpeko, farmi 360 e scassarmi l'Abras. Esatto, perché qua c'ha la debolezza l'Apias. Io non ho Tanto io. visto che carta si è aggiunto alla mano. Ok, amo Quindi ce normale. l'ho notato adesso, siamo nello stesso torneo, ragazzi. Ah sì? Figo! Sì? E T'ho buttato fuori. T'hanno io ho buttato perso. fuori. La vincerò anche per te, amico mio. Grazie, Speriamo. Almeno sta partita spero di vincerla. grazie mille. Per Aia, fortuna però aia, siamo aia, nello stesso identico torneo. aia. Aia. Morpeko carico e ho il dubbio Ok, ancora che abbia il potenziatore in mano. Te mi prego, sei piace al mio, te posto col prego, sei mio. panettone, sto vedendo. Hanno messo un bordello di mi piace al mio posto col panettone oggi. Signori, puoi fare quello che vuoi, puoi fare quello che vuoi, puoi fare quello che vuoi. 70 Boom! 150 300 se non te l'ho sciolta veramente per poco. No, no, lo so. Che Che culo. vittoria, signori. E otteniamo anche 25 gettoni, eh. Il prossimo round del torneo inizierà tra 10 secondi. Sicuro che siamo nello stesso torneo, Mad? Sicurissimo. Sì, Cecio, eccoti. guardate qui Sì, sotto. Io vado adesso visto, visto. a controllare lui e Contro vado O in. for Fun. E ora giocherò contro An 1, come si chiama? Ono. Ono I2269. Ok, preparati Ono, vedo che giochi anche acqua, anche fuoco, pardon, quindi ho tecnicamente un lievissimo vantaggio. Guarda, vince, se all'ultimo vince Zeo, come si chiama? Zeo for fun Zeo, sei avvantaggiato perché lui ha Cinder di tipo Ok, fuoco. perfetto, mazzo Sindarin, che però fa molto male, mi troverei comunque in una situazione di dover rispondere ai colpi. Sì, ma in realtà lui non c'ha praticamente niente nel mazzo, eh. Non c'ha GX, non c'ha letteralmente niente. In verità è peggio perché non ho la possibilità di prendere più premi in un colpo. Ah, beh, e infatti io ne Allora, prendevo due con Tiplop. Arceus di Aghepacchia, ADP, però le carte sono state bastarde, che ci vogliamo fare? La dea Sempre così. bendata è una grandissima puttana. Volevo dire. Una grandissima Lea. Madò. Sì. E te prossimo. Tra l'altro, io sono curioso perché Phoenix è veramente bravo a giocare. Io faccio schifo a suo confronto. Ok. Quindi volevo un attimo parlare Vediamo un egregio, po' che se mazzo possibile. potrebbe essere. Allora, parte con un Oricorio. Oricorio. Qual era il mazzo che partì su di Oricorio? Potrebbe essere un Baby Blacephalon. Che è una Allora, rottura di palle allucinante. Baby Blacephalon è veramente uno scassamaroni che non vi dico. vogliamo fare un pack opening? Sì, finito il torneo, sì, decisamente. E che pacchetti hai? Perché io ne ho un po', a parte spada e scudo, che li voglio tenere per un video che vedete sul mio canale YouTube. Allora, ma in generale più che fare una sfida, spacchettiamo, diamo un po' di spettacolo. Così. Sì, anche per vedere se troviamo qualcosa di utile per i mazzi, magari. Ok. Tanto seminario di Elm, quindi Allora, ci dato che non piazzo voglio dietro. rispondere a niente, andiamo in sfida, giocatori, e esercitiamoci. Perché voglio perlomeno. Ah, vai, glaciazione plasma. Sì, Qui ho ci sarà. visto le sfide di questa volta a me fanno schifo perché io gioco standard. Non A ci me invece no, crederai. perché glaciazione plasma contiene l'Ultabull Quella sarebbe figa perché probabilmente la ristamperanno nei Gold. Magari. prossimi set di spada e scudo. Però
Non sto capendo che mazzo è, mi sta dando veramente fastidio la cosa. Io direi che metto Destra dietro anche croce? lui. Mi dici destra croce? Croce. Ci hai perso purtroppo, è a destra. Vabbè. Allora, io finisco di... Allora, Zacian, ti prego. Troppo ragazzi, lo Zacian. Che sta facendo? Mo vinco perché questa scade il tempo che è inattiva. Ma cosa? Dio santo, mi ha preso un colpo. Vediamo un pochettino. Siamo ancora uno spettatore. Ah, mi dispiace. No, due spettatori. Sì, aspettate. Due spettatori. Magari condividete se volete questa live, non so, su qualche social. Finalmente siamo entrati in gioco. Io ho carte abbastanza buone. Appunto, siamo con Phoenix, non so perché lo ripeto sempre, però boh. Ma io non so che dirti perché credo che il mio avversario abbia briccato e che le carte che gli servono per fare le combo siano nei premi. È tipo la cosa peggiore che ti può succedere. Stanza. È successo a un amico mio che giocando Malamar, non so se conosci il mazzo. Quale? Che non si è Malamar. sentito? Magma, no. Malamar. Malama, bastardo Malama, io li ho odiati, li ho trovati due contro, due volte ho perso, due volte li ho bestemmiati. Allora, questo mio amico stavo online giocando Malamar e Malamar aveva tutti e tre nei premi, tutti e tre i Malamar. Tutti a tagli Malama, sì. E quella è una Come cosa molto brutta. una buona donna farebbe. Mettiamo lo snom in caso Ok. che, insomma, se si pesca il Frosmoth. Ok, signori, finalmente si inizia a ingranare un minimo. Tutti dritti sulla sedia perché dal prossimo turno inizio a picchiare come bastardi. Aia. Una carta per in più, no, non doveva Ragazzi, prendere, aspettiamo una carta come al acqua. Innanzitutto, solito, avevo indovinato mazzo. Si tratta del Blacephalon. Aia. ai ai Ha ai 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 tirato Giotto? giù 3 per di PG8. Quello che c'ha la 3 PG8 giù. pesca Sì. In 3PG8 c'ha, porca miseria. panchina. Cioè lui in pratica si sfoglia tutto il mazzo. Si spoglia tutto il mazzo? Si Come si fa a sfoglia tutto il spogliare un mazzo? mazzo. Ah, sfoglia. Okay. Sì, Madonna santa, praticamente stai tipo le allaccato carte come la prende merda. il mazzo in mano e dice: no, questa non mi piace, la butto via. No, questa mi piace, la metto nelle mie carte. Che Praticamente. odio, cioè, che odio, veramente. Li vorrei avere anch'io, ma che odio. Si guarda le prime 6 carte del mazzo e ne scegli 3 in poche parole. Porca troia. Ma Io sto quale? Qual è sto PG8? PG8 con posta aerea. Perché Come fa a sceglierne tre? ha 3 PG8 in panchina. Ah, in quel senso mi sta a fare un colpo, porca miseria. Allora, io adesso sto facendo una sfida relativamente semplice, non so per quale motivo, ma meglio non sottovalutare l'avversario. Adesso tira fuori un, non so, un Reshizard, oppure un Pokémon di tipo folletto che io non gli faccio niente e mi shotta l'ADP, ecco appunto sto Charizard. Allora, io adesso spero di riuscire a fare qualcosa di buono per poter attaccare con tranquillità, stando sereno. Ovvero, spero di Ahia, questo Charizard è pescare abbastanza merda. balordo, abbastanza balordo. Allora, lui intanto si è preparato benissimo il Danni. Questo punto Blacephalon. si shotta il E Charizard. io spero che mi mandi avanti il che mandi avanti adesso Blacephalon per fare danni, così che io adesso lo disintegri malamente. Però credo che gli stia dicendo particolarmente culo. In questo preciso istante io spero che mi mandi avanti sto Charizard. In questo preciso istante. Ah no, lo fa lui, ok. Dovrei mettere i caotic jewel qui. Dov'è Menafi? Questo si sta attrezzando con un bordello di Charizard comunque, non va bene. Camilla, dammi qualche Pokémon. Al Keldeo, dammi il Keldeo. Mi hai dato Swampert, ma che schifo. Cioè, Swampert è Swampert, però oltre a quello mi servirebbe altro. Come lo faccio evolvere Swampert? C'è communication. Allora, lui in questo momento ha 11 carte nel mazzo.
sta continuando a pescare con i PG8. Sia la Madonna. volta buona che la vinco perché finisce le carte. In questo momento ha solo 9 carte nel mazzo. Il problema è che adesso con Blacephalon ha altissime percentuali di probabilità di farmi un male puttano. Esatto. Allora io devo assolutamente attrezzare il mio Swampert, solo che mi era capitato, ma l'ho dovuto mettere dentro per prendere in Mudkip. Infatti, Spero mi ragazzi, capiti Blacephalon perlomeno una caramella aria a chi ha Pokémon. palla fuoco circense, 100 Questa danni, c'è adesso, se soltanto contenuto. usa la sua abilità, mi shotta ADP con un colpo solo. Maledetto Charizard. Abilità. Ah, ok, quindi ho capito già che Charizard sia. Ok. Determinazione urgente. Il mazzo con quel Charizard lo uso anch'io. Bastardo. Oh, ma Adesso mi bastardo un shotta cazzo, sei forte, ADP e io forte. ho un Mudkip che non è evoluto a Swampert. Che palle, carte Ok. del cazzarola. Ti capisco, in questo momento io mi prendo l'Apras solo per sperare in una comunicazione. Speriamo. Blacephalon butta giù. Blacephalon, bravissimo. È andato Nido, via porca miseria. Blacephalon. Poi Nido, Queen, ma che cazzarola. Bello sto mazzo, eh. Parecchio tra l'altro che non faccio partite col Charizard perché fa più Ma è un male. bellissimo mazzo questo, io me lo vorrei segnare. Guarda, te lo dico, tu fatti di qualche partita, mettiti da parte 500 gettoni, ti compri il mazzo di gioco di squadra. Trovi due linee di Charizard. 280 danni poi fisi mi ha fatto. Mortacci. Posso dire una cosa, ragazzi? Il Dai, no, però che palle. Ma io coglione. posso vedere, le carte sono bastarde. Ah no, niente, adesso si rimischia le carte nel mazzo. Ok, due carte però. Inta di Rocco, troppo tardi con Inta di Rocco, abbandona sta sfida perché tanto l'ho già persa. Che mazzo del cavolo Allora, vediamo un qua. po', dovrebbe Vediamo fa... se non sto scrivendo nessuno. Signore, abbiamo appena perso un Charizard del cavolo perché le carte Non mi sono insultare andate in quel modo. Charizard, che porca puttana mi incazzo. L'avevamo distrutto, invece no. E come dico sempre, è tutta colpa di Phoenix. No, vaffanculo. Se tu sei una pippetta, non è colpa mia. Non mi vengono le carte. Ah, prima ho perso, adesso ho vinto proprio per rinuncia. Io non so come descriverli a volte. Ti dico solo che questa Bene. probabilmente è l'ultima partita che faccio nel torneo perché mi ha appena shottato con un colpo la Prasvimax. Come ha fatto? Blacephalon fa 50 per ogni energia fuoco che scarta dalla mano. Mamma mia. Scartato 7 energie. Proviamo a giocare un par di gestione mazzi. Io devo assolutamente far girare di più sto mazzo, il mazzo Dio. Perché lui è molto vicino alla fede cattolica, per questo l'ha chiamato Dio, non perché non trovava un nome, quindi c'è Arceus, chiamiamolo Dio. No, non è assolutamente per quello, ragazzi. Il vostro carissimo Mudkip ha una grandissima fantasia nei nomi. Assolutamente. Madonna. Vabbè, io il mazzo con Charizard l'ho chiamato Charizard, quindi non è che possa parlare più di tanto. Ma, guys, potremmo aver trovato la svolta della partita, forse. Ecco, magari strumenti come guarda le prime carte, ecco, tipo Bici Rotom, robe del genere. Te prego, A me sì, non ce l'ho sembra nei premi. Ragazzi, che hai vinto. non ho vinto, però forse riesco a guadagnare turno. Riesco a guadagnare uno o due turni. Cioè, non so se la vinco. È difficilissimo che io la riesca a vincere. Però non è escluso. Ora, Ok. switch. Avanti Blastoise.
Au, pesca tre carte. Ecco, carte che mi fanno pescare. Io ho bisogno di carte che mi fanno pescare. Hai tantissime scelte. Arbitro che rompe anche i coglioni all'avversario. Arbitro, Camilla. io l'ho usato tante volte, ha portato soltanto Sfiga. sfortuna a me. Capita. Allora, vediamo un po' cosa vuole fare il nostro carissimo avversario. Sapete che forse adesso è bloccato? Perché in mano Che di non so quante energia. energie possa avere. Basta guardare negli scarti. Negli scarti ha 11 energia. Mettiamo caso ne abbia messe 20. Con 5 energie. Quasi quasi 5 energie. tolgo la catena evolutiva di Mi fa pigra che è un po'. 2,50 sul Blastoise. Però dobbiamo contare il fatto che appunto deve assegnare 3, ha assegnato 2 energie lì. Ok, ragazzi, forse non dico che ce la portiamo a casa, però forse ce la possiamo ancora. Ce la possiamo gestire, forse. Lo vedo anche lento Io ho nelle scartato. mosse. Lo vedo impanicato. Probabilmente qualche carta che gli serve è tra queste due. Ok, filtro. A me sai anche cosa servirebbero? Abilità Pokémon con l'abilità che mi fanno pescare le carte. Perché ho soltanto C'è Swampert che mi fanno scartare. il PG8. Hai ragione. Raga, se ora attacca con Victini e non mi shotta Blastoise, è finita! No, merda, si è rimischiato le carte nel mazzo. Merda. Il Ragazzi, per un attimo vi giuro su Dio, ci ho creduto un sacco. Ci ho creduto veramente tantissimo stavolta. questo lo devo fare. Io ho un po' di AP carte allenatore, però. Togliamo magari il blocco amici, che fino adesso l'ho utilizzato pochissimo. Posso. Su. Va bene. Ricerca di energia può essere utile. Anche questo è Scarta. utile. Grinta di N è utile. Togliamo energia pesca. Idrogenesi. E quasi quasi. Energia. Blastoise. Voglio anche E curiamo da l'energia 50. aurora. Fai questa cosa qua. Eh sì, ci sta, ci sta. Allora, a meno che Andiamo e adesso non proviamo così. peschi. Allora, aspettate un attimo, ragazzi, che lo dico, la nostra Questa winning condition è che lui adesso non abbia modo di caricare Blacephalon. ok. Perché se lui non riesce a caricare Mazza, sta Blacephalon, noi l'abbiamo portata no a casa, di più. Se lui non riesce a caricare Blacephalon, ha il mazzo bloccato. Lui in questo turno l'unica opzione che ha è di caricare Blacephalon. Blacephalon è un bel. Ma quante carte c'ha? Quante? Lui si gioca così questo mazzo. Merda, ragazzi. Ci abbiamo provato, ma questa è la lotta buona e ci secca. Ah, hai fatto lo spoiler perché ancora non si vede nella nostra live. Vabbè, però Va dalla mia si bene. sente, cioè dalla mia si sente in questo momento. Allora, beh, ci è andata male praticamente. Tu sei andato soltanto un pochettino più avanti di me perché ho le carte Ricorda, sfigate. In ogni caso, 400 danni. abbiamo modificato il nostro mazzo. Voglio perlomeno aggiudicarmi un pacchetto in più con poche dollari e proviamolo, dato che adesso le nostre carte si possono mischiare un pochettino di più, soprattutto pescare, perché è quello che mancava a me. Vabbè, a questo punto potevi Hai darglielo vinto per il un lancio di pochettino. monete? Sì, lo prendo subito. Vabbè, ragazzi, però ce la siamo giocata bene, eh. E mi dispiace Azzarola. dirtelo, tra loro mi dispiace tanto, perché ragazzi, ci credevo in verità. Sono sincero, ci ho creduto fino in fondo. Ah, ma hai Però fatto bene a crederci, però quando le carte dicono no, devi perdere, perdi. purtroppo il mazzo suo era messo meglio del mio. Comunque, ragazzi, ci andiamo a controllare un attimo lo tsunami, perché spacchettando i forzieri, che non vi porto sul canale perché sono un po'. È difficile trovare qualcosa di buono nei forzieri. Ho trovato delle
se non ricordo male, una. Non ce l'ho più, sì. Ok, dovrebbe stare qui. Eccola qui. Una bellissima ricerca accademica che è molto molto utile, attenzione. È una delle carte più ricercate del set. Inoltre possiamo aggiungerci una bella Velox Ball. Io direi che ci togliamo una comunicazione Pokémon e aggiungo una bella Velox Ball. Tolgo uno Switch. Vero, fammi condividere E anche la mia aggiungo. live su di del sito Viola, insomma. E sinceramente, ragazzi, prendiamo questi Switch e li cambiamo con quelli nuovi di Sword and Lui non sta Shield. facendo niente. Eh? Magari scrivetemi nella chat qualcosina, ragazzi, anche se effettivamente c'è soltanto uno spettatore. Lui ha. Questa non sapevo fosse così buona. Io direi che a sto punto io mi tolgo. Esplorazione di verde com'è come carta? Abbastanza infame? Che ti faccia il CAE, È due carte in più fortissima, molto d'appuntamento. forte. Quella Forte, considera c'è una versione del Reshizard basata su quella carta. vero? Sì, la conosco, è favolosa. Lui c'ha Raikou davanti. Raikou? Non ho idea di che mazzo possa essere, Fra. Scusa, ma non so veramente Non lo come so, ma aiutarti. c'ha. Ha pescato caramella e cerca Pokémon. E se ha giocato cosa di verde, là non ha neanche Pokémon con abilità, quindi. Allora, vediamo un po'. Io vorrei anche Forse provare a togliere. Io tolgo per ste nulla. due. E metto due Pokémon Catcher. Perché almeno posso tirare dentro il Pokémon che mi serve di shottare. E quindi andiamo invece per quanto riguarda la parte Pokémon. Subitamente, Peritipi subito. E beh, acqua. andiamoci Cosa subito. abbiamo di Kiwi. buono? Peritipi Questa mossa. acqua. Per un mazzo acqua. Niente, purtroppo, ragazzi. Ci fosse, non so, Camilla oppure Auke, ho appena messo, ma non c'è un cazzo. Amico mio, è la vita. Ah, tra parentesi ce l'ho anch'io un Morpeko, però uno solo non è molto utile. Anzi, già tanto che adesso lui può attaccarmi soltanto una volta e ho l'ADP caricato al massimo in posizione di attacco e il Keldeo dietro che sta per ricevere 3 energie fresche fresche. E comunque si sì, c'ha Ampharos, c'ha Raikou. Ok, Vaglio è niente. perduto. Ah no, allora ce l'ha le abilità. Vabbè ragazzi, direi che per ora il nostro tsunami così dovrebbe girare un pochettino meglio ed essere un po' più fastidioso, quindi un po' più tattico e non solo un mazzo prettamente offensivo. Ah, vabbè, paralizzato, che vuoi che sia. Poi ragazzi, E vorrei infatti riuscire un giorno è a creare e portarvi un mazzo control. Ragazzi, quelli sono i mazzi, quelli che ti fanno sclerare. Quelli che quando li trovi contro ti viene voglia di spaccarti la testa contro gli spigoli. allora, io Vince il adesso lo lancio sto della moneta, perfetto. intendendo, ragazzi. Perché dice, ma perché ha segnato energia acqua a lui e non a quello che vuole attaccare? Perché qui c'ho la ricerca di energia, ovviamente, e posso prendermi energia acqua o metallo o quello che è quando mi serve. Quindi ho semplicemente cercato questo gioco psicologico. Lui sta mettendo l'energia nell'area perduta, quindi non penso che le puoi prendere. No, dall'area perduta non si E. possono. Non si possono Ah, recuperare ecco carte, secondo me, erano, perché insomma. c'è Raikou che gliele fai prendere? Bella, Ah no, ragazzi. sei tu. Ho briccato. Ok. Briccato, ragazzi. Brutta cosa. Posso fare? Non posso fare niente, Non quindi. posso fare assolutamente nulla. Non ho niente da poter schierare. Se arrivo al prossimo turno uso Camilla, ma. Non ho No, solo un lui cazzo is in mano. following now. Grazie mille. Hai 3 stone giorni max? No, non li ho purtroppo. Ho soltanto un stone giorni normale. Grazie mille per il follow. E allora, se mi stai Stonejourner, sotto, guarda, che devi punto passare sul mio faccio? canale che sono curioso di chiedergli che mazzo ha in mente con Stonejourner, perché non è una carta molto rinomata, insomma, Stonejourner. Infatti, Non viene molto Phoenix, bene. non so, si sente dall'alto, si sente Phoenix? Me lo potete scrivere in chat, per favore? Allora, bella mossa.
gli faccio la faccina sui denti. Io gli faccio proprio così. Ah, in realtà ho vinto. Ah, viaggio finale. Signori, abbiamo vinto. Bel mazzo, sì, dai, ci può stare. Giusto per ringraziamento. E appunto, Fink stava dicendo, che mazzo hai in mente con Stone Journey? Io ragazzi continuo a pescare energie quando non le voglio. Cioè, perché adesso pescare energie con PJ davanti e nessuno da poter mettere dietro è veramente una cosa fastidiosa. E Eh sì, adesso abbastanza. primo Pokémon che trovo lo scambio con la comunicazione e prendo subito Lapras. Bene. Allora, intanto l'abilità dell'ADP. Ah, per usare l'abilità dell'ADP, lo dice lo Stone Journey. Perché, scusami, che fa sto un giorno? Non lo so, aspetta, Che eh. salto per usare? Come scrive Stone Journey VMAX. Cerco subito l'abilità perché mi ha incuriosito questa cosa. Anche a me, sinceramente. Stone Journey VMAX. No, infatti a me non c'ha un'abilità Stone Journey VMAX, effettivamente. Beh. Non ho mai sentito un mazzo con sto un giorno, sinceramente. Non lo so, infatti, aspetta, eh. Che poi per carità, magari è uno dei mazzi più forti del mondo, però io non l'ho mai sentito. Infatti non sto Stavi dicendo. dicendo a te, cioè, allora scrivi se stai dicendo a Phoenix o a me o a Matti, però facciamo prima. Perché, che ha detto? Perché devo usare l'abilità dell'ADP, ok, quindi l'abilità che mi fa pescare la doppia. Hai Stone Journey VMAX, appunto. No, per lo Stone Journey sto in un altro contesto. Stavo dicendo a te. Te hai ferito adesso a me, Matti, o a te, Phoenix? Penso a te. Io non ho carte da pescare. Intanto scusami, Conso XX, ma è un macello. Qui fai allo stesso tempo anche le live. Intanto si pesca una carta. Ok, con Stone Journey mi sto facendo il mazzo. Ah, proprio il mazzo di Stone Journey. Ah, ok. Non Ah, sapevo si potesse ok. fare. Poi Comunicazione sono Pokémon curioso per di vedere questo mazzo. Ma tutti i tipi fuoco me li prendo. Vabbè, assegniamo energia acqua. No, non li assegniamo. Ma sì, dai, Datemi un energia acqua bella e via. Lapras VMAX, no. Mazzo strabiliante ci dice addirittura. La sapevi quello Bene. Stringione? No, non lo sapevo il mazzo Stone Journey, sarò sincero. Molti mazzi li conosco, altri un po' meno. Comunque Altri l'unico l'abilità però motivo per cui non li gioco è perché non me li posso permettere neanche sull'online. cosa faccio? Lezione Pokémon. Adesso mettiamo il Mudkip qua e gli assegniamo un'energia, almeno stiamo sicuri. E ti è beccare anche questi 20 danni. La partita è veramente lenta. Geloso, lo userò contro di voi. Volentieri. Allora, se vai sul canale di Phoenix, lui scrive sempre in descrizione nei video come si chiama, quindi magari ci puoi mandare il follow. E io a me lo vedi qui in basso a destra, Ma Mudkip dici. 200.000, perché il Ma nome di guarda, 2000 anche il mio lo trova in basso a sinistra. sì, In basso a destra. l'ho appena detto, infatti. Ah, ok, non avevo capito, va bene. Allora, Super, PG8. abbastanza normale che non ci si capisce. Stiamo Perfetto, guys. Lapras perfetto, io VMAX invece Way. ci macchina. E si va a comandare perché lui sta giocando mazzo di Charizard GX. Ma non ha ancora pescato Charizard GX. Beh, Quindi abbiamo un bel po' di vantaggio. Considerando che poi per caricarlo quel Charizard ce ne vuole, eh. Nidoking. mettiamo anche la sua abilità, sì, giusto per. Perché in fondo potrebbe essere un problemino questo, quindi ci facciamo lo scambio così lui non ci attacca. E comunque Poi ragazzi, Lapras iniziare. VMAX con 350 di vita è tanta tanta roba. Poi diciamo che col gruppo dei ragazzi con cui
prima della quarantena giocavo in fumetteria. Diciamo, hanno spoilerato, hanno mandato il link delle carte del prossimo set, non Fragore Ribelle, quello dopo ancora. E c'è un qualcosa, secondo me ci sarà una combo allucinante. Io, prima carta che voglio trovare di quel set, senti Scorso GX e l'energia fuoco speciale, cioè GX, VMAX, perdon. Attenzione, c'ho il Keldeo. Più che altro si può creare un mazzo Ok. basato solo sulla resistenza fisica del Pokémon, che sarebbe veramente molto molto interessante. Cioè, in Vabbè, pratica un assolutamente. Pokémon quasi indistruttibile, perché parte essendo comunque un VMAX da più di 300 di vita, e Porca quelle miseria, vero? energie mi pare aumentino la vita di 30, se non ricordo male. Quindi insomma, non male. E ora possiamo stare anche abbastanza funky tranqui, perché comunque prima che mi faccia 350 di danno anche con il Charizard, Ce ne vuole? gli faccio un culo con un capanno. Allora, Esatto. ritorno subito. Devo soltanto prendere un'energia acqua, magari. Anzi, guardate, ora vi faccio vedere perché. Ma prendiamoci, no, la DP per il momento. A parte che sì, dai, prendiamoci la DP perché c'ho lui. Perfetto. Intanto che lui fa il suo turno. Allora, cosa Vediamo un vorresti po' per se la DP? evolve. Niente, perché attualmente è l'unico mio mazzo che posso giocare, quindi niente, mi dispiace. Puoi dire al tuo amico se ha Stoneburner VMAX. Hai Stoneburner VMAX da Guarda, scambiare? se me l'avesse detto prima ce l'avevo, appena uscito il set, però siccome a me non serviva l'avevo già scambiato. Già scambiato, ah, peccato. Era proprio i Dopo sto cercando primi le periodi. cose. Intanto, se vuoi, mandaci la richiesta. Tanto ripeto, il mio Ecco, nome te lo dico, Senti Scorso VMAX, nel canale YouTube. Basta che 320 di vita. E lui ha l'energia fa Heat Fire Energy in inglese si chiama. E in pratica aggiunge 20 di vita. Per cui insomma è abbastanza spicy come cosa. Perché potrebbe diventare veramente una bestia. Non si vede che sono 80 in più, potrebbe arrivare a 400 punti di vita. E in più gli si può assegnare l'amuleto grande. è tanta roba. Con amuleto grande aumenta di altri 50, arriverebbe a 450 di vita. Diventerebbe Pizzica. quasi immortale. Poi Praticamente. considerando che si possono comunque creare altre strategie per subire meno danni o comunque per curare periodicamente i propri Pokémon. Sarebbe un mazzo al finisci le carte del tuo mazzo prima che il mio Pokémon vada giù. Prettamente Praticamente sì. Ok, diventa questo. oh, adesso in questa partita il mio mazzo sta girando da Dio. C'è Odino, Immagino. c'è Poppet che è pronto ad Ah, e attaccare. tra C'ho parentesi, tutto. No, aspetta, ho sbagliato Pokémon. Qui dice che l'attacco di Senti Scorso VMAX fa 40 danni in più. Fa 40 danni. Aspetta, No, 40 questa sì, danni non in si più deve. per ogni energia fuoco attaccata a questo Pokémon. Inoltre, puoi attaccare energie fuoco dalla pila degli scarti dopo questo attacco, dopo aver fatto i danni. Che non è Neanche assolutamente male, ragazzi. panico perché da sempre mi dice 50, ma di questi, come si chiama? Di pass per il torneo. Mio Dio, 50 Pokémon, dai. Ouch, Per ouch, ouch. Ragazzi. la prima volta il mio Dio ha fatto quittare qualcuno sul serio. Il mio mazzo stava girando da Dio. Allora, per caso avete Switchano. indizi? Allora, vediamo innanzitutto le richieste dei nostri fan. Raga, Collezione. ci avete proprio sfiga perché voi chiedete le carte che io ho già scambiato oppure che, no, che ho non scambiabili, ragazzi. Perché Ovviamente sì. io il Vediamo un DD po'. ce l'ho e ce l'ho anche full art, però è non scambiabile purtroppo. Tanto gli faccio fuori Charizard. Cioè Di io. sì, ce l'ho, però porca. No, vabbè, che sfiga!
Perché? Io non ho un giorno, ho soltanto un indirizzo, ma è non scambiabile. Una sfiga incredibile. Che sfiga, mamma mia. Una sfiga maledetta. Queste sono comunque sono le uniche carte B che ho. Mi dispiace. Vediamo un pochettino. Che cazzo, regà, non riesco a pescare nulla di utile in questo momento. Ne scatto giusto Cioè, in un'altra questo perché vai a vedere. momento Zacian è la peggio carta che potevo pescare. Eh beh, sì. Mettiamoci dietro Blastoise. No, Blastoise o Lapras? Aspetta, dipende se ho il VMAX Lapras. Lo so che ho rifilato dei pacchetti, infatti a me servirebbero tantissimi pacchetti. Se magari serve qualche altra carta, provo a vedere se ce l'ho, ma purtroppo. Tra poco apro i pacchetti di spade scure in un video, però già 12 sono non scambiabili. Allora, Quindi, eh. direi che intanto ci portiamo Aspetta, a questo è casa tanto buono. il KO su Scambio. Charizard. Offerte pubbliche. Carte, ovviamente, ricevo. Applica in DD. Voglio cercare. Come si scrive in DD? Matkip! Dimmi. 540 bomboloni su Charizard, che dici? Bel colpo? Dico proprio di sì. Anzi, ti ringrazio perché quel maledetto Charizard mi aveva fatto passare le pene dell'inferno. Tu non hai idea di che cazzo. Ragazzi, e quitta l'avversario. Allora perché non Vediamo un apro? po'. L'ho scritto senza la Aggiungimi un M. pacchetto, 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 pacchetto. No, 50 gettoni. Utili per carità, però già li avrei vinti altri 50. Quindi 100. Ne ho 390 in questo momento. Mi sono Io ne ho arrivati i 150, ma prodotti perché del torneo, immagino. non riesco a scrivere Aspetta. in Indede si scrive. D. Ok, quindi scambio. Aspetta un momento. Clic carte, ricevo. Allora, Ricevo, io ragazzi ho ricevuto 100 gettoni. persone mi scambiano in DD, volevo provarlo a dartelo però. 100 gettoni più altri due pacchetti di spade e scudo scambiabili, tra l'altro. E io ragazzi, sinceramente, mo non è cattiveria, per carità di Dio. Vorrei No, perché vedere. poi gisca di scudo ci devo fare un video di 24 Sì, bottine no, lo appunto. so. Tanto non dobbiamo fare la E sfida purtroppo adesso. Io voglio vedere se non riesco a posso. trovare Mentre Cali qualcosa dovrei di comprare. utile. Allora, due pacchetti in te, cioè ben due pacchetti, perché quello è troppo. Scambiabile purtroppo, mi dispiace. Allora, già 4 Velox Ball è più abbordabile, ma questo non mi convince per niente. Cristallo di Questa fuoco è buono, proviamo. ma No, più che altro due pacchetti per tre tanto. Ecco, già questa io l'accetto. 4 Guarda, Velox siamo a Ball. 320 iscritti. Però il video di come installare la Pixelmon sta andando a gonfie vele, a quanto vedo. A parte i due non mi piace, maledetti. Sta Quelli ci andando sono veramente a sempre, gonfie i dislike ci sono e ci saranno sempre purtroppo. vele. Anche il video della Pixelmon di ieri. E ora Wow, complimenti. ragazzi, vediamo. Allora, io questo qui me lo tengo buono, volendo. Cioè, non Eh no, vale. non sono scambiabili purtroppo. Eclissi cosmica, allora, fin. Tutti questi pacchetti qua che ci sono di spade scure li vuoi aprire in questo preciso istante. Tu quali pacchetti hai? Allora, io intanto i due pacchetti di spada e scudo che ho appena ricevuto al torneo non li aprirò perché li ho appena scambiati per delle carte utili per i mazzi. Però ho comunque Ok. dei pacchetti da portarmi, non vi preoccupate. Tu dei Ho pacchetti, va bene. pochi, Allora eh. io ce ne ho tanti. Che dire, iniziamo subito? Ma sì, dai. Io inizio da un pacchetto un po' particolare. Io inizio da Detective Pikachu. Ragazzi, ho una bustina di Detective Pikachu. Sì, molto random perché veramente come set è quasi inutile. Ragazzi, Slaking, bello, bellissimo. Una Se lui c'è giusto merda. fa aprire qualcosa perché in realtà tutti i pacchetti che ho li ho così vinti. Maledetto, maledetto. Poi dimmi che Le tue buste. trovi, Fra, perché io so evoluzioni, per favore. Li farei. Ti sento Woodswall. un cazzo. Solo io proprio non posso, non è che non li voglio fare.
Dopo che fai questo video dei 24 pacchetti, allora sì, te li avrei anche accettati, però adesso purtroppo non posso. Questo è stato il mio set preferito e vediamo se si conferma il mio preferito. Allora, io sto aprendo il pacchetto di spada e scudo. Cosa posso volere? Un Lapras V, perché i Lapras V si danno via per due pack, e quindi potrebbe essere utile. Cinderace del mazzo. Comunque spada e scudo non posso, lo continuerò a ripetere. Ok, questi ormai sono vecchi, quindi andiamo giusto così per trovare qualcosa, per confermare la Marti per fortuna. Dai, gioco di squadra. Lo Gioco di sai, squadra? sì, vediamo se mi dà la carta che voglio di gioco di squadra. E Sono signore belli questi e signori, pacchetti. no, Niente, però appunto. Latias e Latios GX. Non è fortissima, anzi, in realtà è abbastanza una merda, però è bella esteticamente. Ok, spada e scudo non è un problema. Allora ragazzi, tre pacchetti di Eclissi Cosmica. Speriamo. Aspetta, aspetta, dai pacchetti di Sigons, facciamo una versus. Ok, Ok, sto al primo tanto. io lo sto aprendo. Mini versus contro Phoenix. Poi pacchetti di Cosmica. Chi trova l'ADP lo dà a quello che serve, cioè a me. Mi Allora, io sono dispiace, sull'ultima. sono uno scambiabile. Mi dispiace veramente tantissimo. Io Io sono ne ho uno sull'ultima. scambiato. Quindi è una battuta. Io sono sull'ultima carta. Ok, Curio. 3, 2, 1, vai. Slurpuff. Anna. Potessero spennare vivo. Merda, Swan. Mi fa schifo come Pokémon, come carta e come combinazione di tipi. È orribile. Due carte. Sia lodato il cielo, sia lodato il cielo, o meglio, il mio mazzo Dio. Ho pescato Sozbak con l'abilità una sola volta, durante il tuo turno, prima di attaccare puoi pescare una carta. E la inserisco nel mazzo. Coughing, quello. Cordaleo, Lunala, GX, alleati, con l'artwork che ha anche Lilia. Tu mi stai prendendo per il culo che questa carta è bellissima. Aspetta, che dipende qual è quella base. Aspetta. La base non è quella. Ah, ok. Comunque dico, io ho trovato il coughing, quello full art, tra virgolette, diciamo. Coughing full art? Ah Sì. sì, Ok, la fuori 6. Io ho appena siamo girato uno pari. Apparentemente tranquillamente. siamo uno pari. Dai, ultimo pack. Ti ricordi l'ultimo versus che abbiamo fatto in live? Sì. No. No, non me lo ricordo perché quella live è stata cancellata. Vado. Wailord, mi dispiace. Non ci Cosa hai fatto? te lo dico mai sulla mia live, ti prego. Aspetta, adesso voglio vedere cosa sta combinando Finn. Immagino che tu Non hai cliccato per sbaglio quella carta, no? hai capito, non hai idea di che ho trovato. Tu sei proprio. L'altra volta. La mia poche bambola di Lilia. Tu sei proprio la merda. Ah. Ragazzi, vi faccio vedere che Live, due fuori ne sei ho in due due. Ne ho ti due. prego, solo Iki, bombardalo di insulti, ti prego, vai anche nella sua live, bombardalo di insulti. Ma Skip, tu non ti ricordi qual è la carta con cui ti ho stracciato l'altra volta, vero? No, stranamente non me la ricordo e non mi ricordo neanche questa. È poche bambola di Guarda Lilia. cosa ho trovato io adesso, guarda cosa ho trovato io adesso, porca di quella miseria. Dico, Tapu Bulu GX Hyper, adesso in un pacchetto di ombra ti invocata, dico come si una chiama? cosa, Fra. La carta dell'altra volta era bambola di Lilia Gold. È Sì. la stessa identica. Ora odierà questa carta a Cioè, guarda. vita. Ah, ragazzi, tra l'altro posso comprare un altro pacchetto. Ci ho fatto caso solo adesso. Che prendo? Che prendo? Che Dico così dove perché anche lui sta in live, ma su YouTube prendo? Ma io lo mi puoi prendo. trovare qui sotto, qui in questa bella iconcina, tutta bella sgranata. L'ho messa apposta perché avevo previsto quella fuori serie. Mi prendo Eclissi Cosmica, ragazzi, ultimo pack. Ah, io non la posso prendere per 80 poche dollari, come si chiamano? Sì, ti capisco, io guarda, io pure per 8. Visti Lorelei? Questa è molto caruccia da buttare dentro al mazzo Tsunami. Visti Ok, no, io Lorelei? pacchetti giusto così per fare qualcosa di diverso dalle sfide e poi torniamo subito a giocare.
Sì, infatti adesso Yes. ributto. Oh, bella questa carta. Ah sì, peccato che appunto sia un set Vecchio. prerotazione, se no era caruccia, molto molto veloce. Comunque, cosa facciamo adesso? Sì, un pacchetto Mi per tolgo. tutto lo spettacolo. Vabbè, comunque Tolgo stiamo questo qua. sempre giocando in esteso. Gardevoir GX, le sto trovando tutte io in un mazzo che non si usa più. In un mazzo, in un set. Le sto trovando tutte io. Dov'è la gold? Dov'è la gold? Datemi la gold. Dai. Comunque, per fortuna che le trovate qua, le fuori 6, dove non guarderanno probabilmente nessuno e non in video, altrimenti venivo fino su là dove abiti e ti ammazzavo. Proprio paura di te, guarda, Madkip. Proprio tanta, tanta paura, non hai idea. Ok, perfetto, abbiamo finito e abbiamo trovato belle carte, eh. Vediamo se si può scambiare questo. No, gestione mazzi, io intendevo scambio. Mi servirebbe adesso di buttare in mezzo a sto mazzo un bel Misty Lorelei. No, ciao, vabbè, non ti preoccupare. Beh, se trovi il dojo me lo tengo. No, beh, sto scherzando. Non lo so, Aspetta, devo anche. Io non è che scambio le carte a caso. Io vado proprio su Card Game a vedere quanto valgono e poi le scambio. io ragazzi addirittura ci Allora. metterei il 4 per di Lorelei e Misty. Perché Ah, ragazzi, no, è a Buru, non è a Buru. raga, mi sta Questa venendo in mente una tattica di quelle proprio da ora il mio avversario quitta. e hanno un pacchetto di spade scuro per sto Tapu Bulu. Tanto non si può giocare, quindi ti conviene. Lo so, ma uno, almeno due, è pur sempre naipe, Boh. no? Beh, intanto Valore che si fa pure l'attuale effetto, online. vediamo Ciao un po'. Antonino, bella. Comunque, io direi che adesso ci prendiamo LT La che vale un Surge. centesimo, va bene. Se vale un centesimo, te la do, te ne do anche tutte quante. Oddio, come si Ok, intanto chiamava? Phoenix. Ciao Antonino, ti saluto anche Correggi a di te. LT. Ok, perfetto, perfetto, perfetto. Ah, dall'altro qui ci sono. Ok, La posso fare? stick che potete tranquillamente cliccare tanto, sono gratuiti. Il mio canale è gratuito. Ma se volete, Strategia di anche LT Surge aggiunta al mazzo. un'informazione. E signor Allora, Madkip, che dice? Facciamo una sfida io contro di io lei? dico scambio Tapu Bulu fu come si chiama? Hyper per un solo pacchetto di spada scura oppure Sì! Quel no? Sì? pacchetto poi, anche se non lo apri per dire, lo puoi dar via per un sacco di carte. Cioè, a me per un pacchetto mi hanno dato 4 Velox Ball, che sono qualcosa di allucinante. Cioè, Velox Ma Ball tu la se usi? lo apro sono 80 centesimi risparmiati. A lei la scelta, Beh, egregio. vediamo, vediamo. Che dite? Apro questo pacchetto, cioè cambio questo Tapu Bulu Hype per questi pacchetti, per un pacchetto di spade scudo. Andate per l'evoluzione adesso, 15 secondi e lo scambio. Hai già il mio voto allo scambialo. Ok, ad esempio sono solo Iki dice no. No? I casui non scambiabili? Senso che i casui non scambiabili? Aspetta, andiamo proprio a vedere una cosettina. Aspetta, 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 io questa qui faccio subito. Sì, tanto ne Cartomante, gioco no, due, carte. queste non ne gioco tante. Vediamo innanzitutto Tapu Bulu. Se il prezzo è più alto di 80 centesimi, allora io lo scambio. E ha questo simbolino qua, quindi immagino che sia questo. Quanto vale? 9 euro? Chi? 9 euro per 80 centesimi? Cosa? Tapu Bulu vale 9 euro. Peccato che non è reale, quindi effettivamente. Boh.
No, più che altro mi sembra strano così tanto. Cerca Tapuburu. Beh, forse per il collezionismo, come dici tu, perché è un hyper. Per il collezionismo, sì, effettivamente. Cerca Tapuburu. Ok, ma dove lo cerco? Nelle cose da scambiare o nelle cose che devo dare io? Cioè, dove lo cerco? In off o in ricevo? Comunque effettivamente lo fai sto scambio, cioè collezionismo sì, però Allora, io sto guardando perché mi stanno riempiendo di offertone per un pacchetto di spada e scudo. Cioè, c'è gente che per un pacchetto di spade e scudo dà due ricerche accademiche, che non è assolutamente male. ah, ok, lavo la freccia su scambi accettabili. Ok. Tapu bulu. Magari staccato. Tu non hai idea della gente che... Oh! Aspetta, chi è che serviva in DD? Ti serve al mio nuovo follower. Ok, digli che se vuole io ho appena contrattato per un NDD. Quindi adesso ho un NDD da potergli dare, se vuole. Ok, beh, penso che ti sia. Lo senti, Phoenix? Mi date sta conferma dell'audio, per favore? Ok, comunque abbiamo soltanto queste cose, eh. Guarda, magari faccio proprio così. Tolgo anche Offeo e Tapu Bulu. Ecco, tutti gli scambi che ho. Io devo dare i pacchetti di scale scudo per riceverlo. Tu controlla il prezzo in pacchetti, diciamo. Dai il pezzo in pacchetti? Sì, perché se vedi che Quindi vale più di un pacchetto... neanche Hyper. Allora, aspetta che vado intanto sulla tua live, così ti do anche qualche consiglio. Ma scemi, scemi, ma chi cazzo è la verità ste cose? Un intero pack opening per un bordello di carte, questo? No, assolutamente Aspetta no. che mi si sta Ma chi facendo. cazzo è la verità ste cose? Aspetta. Ehi. Un intero pack opening per un bordello di carte. Buongiorno, buonasera. Allora. Però già vedo che, insomma, quello full art viene dato via qua a due pacchetti, quindi quello hyper tre pacchetti. Meno. Io infatti per il momento, guarda, questo è un buono scambio, però per il momento non lo faccio, perché qua voglio almeno Aspetta. due, almeno, Guarda, lo dico vai su, fai. c'era Tapubulu tre pacchetti, accettabile. Se accanto non c'è il marchio rosso, è accettabile. Lo so, io ecco, adesso ho messo soltanto scambi accettabili e l'unico è questo qui selezionato, il resto devo dare io pacchetti di spada e scudo. Ah, ok, sì. Ho notato adesso. Comunque, ripeti un attimo perché non vedo la chat, purtroppo. Se... Cioè, quella persona che gli serviva l'NDD, io adesso ce l'ho. Oddio, non ti sento. Adesso che ho l'NDD, chiedigli chi era che gli mando la richiesta Ok. di mandarmi più che altro la richiesta. Aspetta. Sì, infatti. Allora, se hai sentito Phoenix, lui ha trovato l'indidi, quindi se vuoi ti dico innanzitutto come si chiama. Dove c'è scritto? Non c'è scritto come ti chiami? Sì. Non Adesso nel no. ovviamente. Sì, ma adesso no perché non sto in partita. Comunque, aspetta che faccio così, faccio prima, così lo vedi. Aspetta. Anch'io. Come cazzo faccio adesso a farvelo vedere? Dati, su dati teoricamente. Praticamente. Sì, mi serve, mi chiamo. Ok. Va bene, Beh, perfetto. No, no, ce l'ho lì, faccio prima così. si Allora. vede? No, però lei vedo il nome suo, cioè mi ha detto il nome suo, quindi aspetta che... Ah, sì, è vero, ti ha detto il suo nome. Laserboy888, ma sai che ti dico? La mando pure una richiesta, perché Vai. no? Comunque Phoenix si chiama Cecio 15, non so per quale motivo. Perché era l'account di un amico mio. E Che così poi comunque. ha lasciato. Però siccome aveva un sacco di carte, ha deciso di... cedere a me l'account anche perché io ho fatto tipo
7 mazzi in un pomeriggio, una cosa del genere. Come te l'ho inviata lei che sta in amicizia? Vabbè, adesso sei offline, quindi. Poi noi possiamo fare pure scambio. Ah, ok, adesso c'è il PC, perfetto, grazie mille. O meglio. Comunque, io adesso direi che mi vado a provare lo tsunami modificato. Ok. Magari proprio contro il nostro carissimo Mudkip che se la tira tutta, che c'ho ADP, ma voglio proprio vedere. Mudkip. Ci sono, è Antonino che mi sta scrivendo cose. Dico, te la senti di affrontarmi? Come no? Anto, sì, ok, adesso però sto in live. Un secondo e poi. E io te la Vabbè, invio la tanto richiesta. comunque. Sì. No, sto baccagliando io col telefono che già non funziona, poi mi squilla mentre sono in live. Basta! Basta! Tipo ego. Ok, Ciccio 15 decide chi lancia la moneta. Che Che culo, culo. ragazzi. Tanto e siamo così, Guarda, ho eh? finito il mazzo, quindi adesso mi gira. E mi gireranno anche le palle, te lo dico subito, quindi. Strano. Ah, ma lui è forte. Ciccio 15, ormai li chiamo così. Ai coglioni quadrati per il GGC, quindi c'è una buona possibilità che io perda. Hai messo il PJ, se non lo vedi non puoi usare il PJ. Sì, lo posso usare anche da Pokémon attivo, PG8. Non te l'ammazzo sempre. Che palle sti Lapras maledetti. Devo utilizzare un mazzo che è elettro o erba elettro. È un mazzo su Lapras, è normale che giochi Lapras, amico mio. È come se io adesso tu giochi, ti dirigi l'ADP, e che palle che giochi ADP. E che palle che giochi Latias, eh sì, Lapras. Che palle che giochi Latias, io non gioco Latias Latias. diventa. No. Non so perché mi sono confuso. Tra l'altro Latias è il mio Pokémon leggendario preferito. Sì, ma perché no? Adesso neanche mi vengono le carte, mi continuano a uscire 10 energie, che non ci faccio nulla. Comunque, cioè, io sono proprio sfigato nel live. Nel live lui trova le fuori serie. Non c'ho le carte perché se in questo momento avessi soltanto una DP da caricare, vedete cosa c'ho io in mano. Sempre perde. Lui perde sempre nei video. Perlomeno gli spacchettamenti, eh. L'abbiamo fatto uno, fra. L'ho detto, vuoi vedere che adesso pesco 10 energie di fila? Cioè, ecco cosa posso fare. Gli do un'energia pesca, un'energia pesca, e non pesco nient'altro. È giusto così, Mudkip, è giusto così. Io clicco qui su abbandono, non sto Ma scherzando. sta buono, va. Dimostra di essere uomo e affronta i miei Lapras. Dimostrerei pure di essere uomo, se avessi le carte. Dai, tanto io adesso ci metto un po' a caricarli. Sì, ma io infatti rischio le carte. No, vabbè, sto scherzando. Fai? Non ho capito. Le carte. Cioè, io posso soltanto continuare a segnare energia a lui. Sperando di trovare uno Swampert. Non posso fare niente per attualmente, raga. Non posso fare niente. PJ8, dove sei? C'ho il PJ, PJ8, dov'è? Guarda, già potresti vincere così. Eh Lo so. sì, certo, giustamente. L'obiettivo era quello comunque, non volevo dirtelo. Devi vincere? Certo, che devo fare? Devo perdere? Ecco, perfetto. Ehi, ti lascio un po' di tempo, giusto perché voglio fare una sfida. Sto Grazie, grazie signore. dimostrando pietà Grazie per i poveri. mille. L'unico danno che attualmente posso farti, l'unico. Che tra parentesi mi fa Anzi, incazzo, però. lo sai che ti dico? Scartiamo, ho detto 100 Pokémon per il momento, al limite se lo riesco. Salve. Se tu adesso fai lo stronzo. Oh, almeno non so chi No! merda. Merda! Segno un'energia a lui, ovviamente. Ah, no, perché potevo fare così.
ormai. Questa si chiama sfiga, signori. Grinta di N che non è in 6 carte. Quante ne ho dovute pescare? Hai dovuto Le scartare ben 6 sei carte. carte mi hanno scartato un'energia. Una. Una. Sfiga. Ai, 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 ai. Devo assolutamente distruggerti questo lapis, ma non so come fai. Allora, io farò un attimo due calcoli. Facciamo così. Ego. No, no, niente. Ti ci sto bene adesso che esce croce. Sono scandaloso, sono. Bestemmio, guarda. Signor Ok, Mudkip. grazie. Adesso le carte stanno venendo. Mi serviva quella maledetta cosa per... come si chiama? Che cazzo ci fai con Swampert? Spiegamelo. Ah, l'hai rimischiato Swampert, ok. Non l'avevo capito. PG8, Ok, ok, prego. dopo quello che mi hai suggerito adesso. Allora, prendiamo... Mamma mia, che schifo. Vabbè, prendiamo una ricerca di energia giusto per. No, complimenti, dimmelo pure cosa scegli. Ah sì, non ti preoccupare tanto. Vabbè, infliggiamoci un po' di danni, che ti posso dire? Almeno uno io lo fa secco, almeno uno. Anche se adesso lo idea. Sto moglia. Ecco, esatto, è proprio questo che mi è scritto, lo faccio proprio al turno quello che viene, se ci sarà un prossimo turno. Tanto riesco a testa. In genere, quando gli dico spero tanto riesca qualcosa, è perché non esce. Adesso però esce, a quanto pare. Bene. Bene. Almeno questa la devo usare, almeno questa. Quindi, Bene. questa è innanzitutto. Potrebbe essere utile. Attiviamo la carta che ti avevo detto, cioè la ricerca di energia. Vabbè, tanto sappiamo già entrambi che userà il GX. Quello è più che scontato ormai. Eh sì. Anche perché l'ADP si gioca così. Ma Senti, al costo di infliggerti 30 danni in più. azione alterata. È la mossa migliore che potessi fare. Per forza, non... Ora. Sei tu adesso, non so, fai il bordello, fai il devasto. Sai che per pochissimo non ti ammazzo? Guarda, mi pare ti faccio 260. 270, anzi. Vabbè, via Swampert, che te posso dire? Devi tirar Hai dietro. detto 5 Pokémon, è perfettamente inutile. Ragazzi, quando lui è contento, io devo piangere, però. Perché il suo mazzo sulla carta è più forte. Sì, ho preso quella giusta, perfetto, perfetto. Potrei anche provare a giocarmela sul fatto che lui ha solo 14 carte nel mazzo, però non sono così infame. Cosa? No, dico, potevo anche provare a giustarmela sul fatto che tu avessi solo 10 carte nel mazzo. Però, in questo caso, Messo si decentemente. preferisce evitare di fare control, perché in questo momento io sono
in vantaggio non sul livello del controllo del campo, più quanto riguarda l'output di danni. Grenta Esatto. di Ma Rocco ti fa sai? chiudere il turno, brava. Sì, lo so, non posso fare niente, non posso attaccare col Keldro, a sto punto concludo così. Col Keldro, qua Allora, DP. io ci provo, almeno è un qualcosina in più. No, non ce l'ho, sta grilla. Bastardo. Bastardo, praticamente niente, prendiamoci un pochettino di un pochettino di cose. Che palle. Ok, ragazzi, ora iniziamo a caricare il Lapras dietro. Mentre il suo ADP ci saluta. E noi adesso chiaramente speriamo di pescare qualcosa per curare il Lapras dietro. O qualcosa Cazzarola. per dare fastidio. Cazzarola. Ok, Qua adesso non lo perfetto. fai. Mi piace molto questa mano. Mi è piaciuta questa pescata. Cosa? Adesso non lo farai mai, vero? Che lo devi scegliere tu, non lo posso scegliere E io ti mando avanti PG. io. E appunto, te pozzi in ammaite. Senti, io però ho troppe carte in mano. Sicuro energia gliela assegno, anche se alla fine non. Hai fatto una cazzata a segnare tutta questa energia a lui, però. Sì, ma perché se tu non avessi messo questo PG, io il Lapras almeno c'avevo la soddisfazione di ammazzartelo. No, hai dovuto cagare il cazzo col PG. Bastardo. Mette dietro un Ah, altro ADP? esatto. Ok, mi pare che una. Manco una. Ehi! Manco. Ma effettivamente io ho due carte rimaste, quindi. Hai fatto una cazzata. E niente, allora due carte per me le sono riuscito a prendere. Molto pigli, Sì. cavolo qua. Ora mando avanti la prossima. E io ho perso l'unica arma con cui potevo fare danno per colpa di un Lapras. Questa cosa non è fottutamente normale. Ora io scarto Lo so questa cosa, PG8. lo so, ha messo il PJ, il PJ. Uno può vincere per un PJ. Ricordati, amico mio. Ai. A carte non si vince solo se c'è culo, ma anche se le carte le sai giocare bene. Cazzata. Comunque, Posso end, mi faccio prima. no. Ora ti fai arare e stai pure zitto. Due me? E ti stai pure zitto. Ah, ok. Vai, manda avanti ADP, dai. Pezzo di merda. Ti giuro, ti ci starebbe bene che adesso io pescassi Pokémon Catch, porco cane, acchiappa Pokémon. Cazzarola di Lapras te lo voglio ammazzare, non me ne frega un cavolo. Vai. Forse lo devo fare dopo, vabbè, non importa. No, Sì, devi decisamente farlo dopo, perché adesso non gli puoi fare. non importa, ormai tanto ho perso a prescindere, qua. Faccio così giusto per mettere le carte del mazzo, sennò torno dopo perdo. Beh, oh, bella mossa. Culo. Io almeno questo Lapras te lo voglio ammazzare. Ah Almeno sì? quello. Almeno. Sicuro? Ti ricordo che c'è anche questa opzione. Basta. Vaffanbene. Basta. Carte Ok. PJ di merda. Se non c'è PG4, non dico che avevo vinto, ma c'è quasi. Aspetta PG che di merda. ho fatto partire una sfida per sbaglio pure col mazzo sbagliato. Questo è bella. Che cazzo c'ho? Cioè, ho fatto partire la sfida col mazzo folletto.
Andiamo a giocare io contro i fan, io contro l'Aserboy 888. Dai, su, ti mando una richiesta, tanto hai visto che sono scarso. Non è che sei scarso, fra, è che Ormai. c'hai una sfiga che mette paura, veramente. Vai, mi sono arreso contro questo qui. Zitto tu, ormai hai vinto, basta, zitto. Ma vedi, c'hanno ragione, eh. Non dovevi prendere Swampert. Avresti vinto se gli ammassavi il Lapras, però vabbè. Non me l'avresti ammazzato mai. Potevo uccidere Ma se vuoi, come? Come me lo uccidevi, Lapras? Sii realista. scambiavo le carte, scambiavo l'Apes V con l'Apes normale e avevo abbastanza energie per ammazzartelo perché c'aveva già danni. Rispido la se vuoi, rispido. Aspetta. Dai. Vabbè, allora che faccio? Hanno una sfida e sfidiamo fin... Ah, no, ok. Aspetta, non mi ricordo mai Vabbè, mazzo il niente. colletto. Ci sta. Quello con 0 ora. Aspetta, che non mi ricordo mai come si scrive sto coso. Indidi. Ai, che sfiga. Quindi disi. Mi pare si scriva così, poi non mi ricordo. Basta! Ok, allora ho scritto bene. Basta! Ho preso tutti i comunicatori Pokémon nella stessa mano e non mi ha dato manco un Pokémon. Non è normale questa sfiga però durante le live, non è affatto normale. Opinabile. Almeno c'è Non ho soltanto un mazzo, gente. li ho smantellati tutti. Ok. Ma Ok, carte normali. intanto Il Menafi lo lascio, lo può sempre fare utile. Ovviamente non guardare la mia live, sennò sapresti tutto quanto. ma chi io? Laser Boy 888. Ok. Tanto io le pregio ball non le uso, quindi posso prendermi. Vabbè, che ci devo fare con Barbori accesi? C'è tipo uno dei set più inutili mai stampati. Tanto tu che fai, Finn? A parte schifo? Grazie mille, ti vogliamo tutti bene, ma che non è vero. Comunque sto aspettando che Laserboy mi risponde, io ho chiesto cosa mi dà per Indeedee. Ok. Ma una cosa, lui ha appena scritto note anquillo. Come si fa a scrivere proprio la chat qui? Boh, non sapevo neanche fosse possibile, sinceramente. Del live, come si fa? Sinceramente non sapevo neanche fosse possibile. Infatti, no, forse ci sarà un comando tipo la T, come si fa poi in Minecraft. Possibile. Possibile, possibile. Anche se non mi Dopodiché, pare. quasi quasi la uso perché effettivamente mi potresti fare abbastanza male con questo. No! Mi è crashato il gioco. Mi è crashato il gioco. Porca di quella miseria. Mi è crashato il gioco. No. Capita, capita. Mi è stai crashando! Non lo posso più. Che sta succedendo? Che sta succedendo? Non lo so. Non so che dirti. Perché ci sono tre Pokémon trading card aperti? Chiudimeli tutti. Ma adesso se arriva. Che pillole qua. Due pacchetti promo di Alakazam. Oh, signore, io non posso, non so che cavolo è successo. Non mi fa più il gioco, Finn. Boh, non Ecco, eh sì, so. è lo stesso errore. È lo stesso errore che mi fa a volte.
Mi mette schermo nero e devo semplicemente riavviare il PC, quindi. Aspettate che metto. Ah, quindi fai prima. Ah. Adesso mi ha pezzino chiuso internet. Niente, io devo terminare lo streaming qui, ragazzi. Devo terminare lo streaming qui. Senti però tu, sì? Sì, io ti sento. Probabilmente sto anche in live. Signori, guardate, mi ha fatto tutto nero. Scusate, ma io devo per forza riavviare il PC. Aspetta che questa la metto intanto scambiabile. Qui ragazzi, il nostro carissimo Matkip è crashato male. Intanto porto avanti trattative. Non so neanche cosa siano questi pacchetti promo di Alakazam, però mi stanno incuriosendo. Per cui devo andare su. Scambio. Ok, è crashato il poverissimo. Vabbè, tanto ragazzi ce l'ho full art, poi dai. Per un fan si fanno ste cose. Certo, 5 pacchetti mi sembra. 5 carte è difficile trovare qualcosa, ma si può fare, dai. Vediamo. Magari trovo la full art. Beh, 5 carte, non è detto che per forza facciano schifo, Mi sentite? io ti sento, quindi di conseguenza anche loro. Perfetto. La live purtroppo si è interrotta, signori. Vabbè, quello è normale. Sì, no, ma spero per. Ok, trasmissione in corso ancora. La mia sì, la tua non lo so, aspetta e te lo dico subito. Aspettate, provo a rifarlo. 5 aspettate. Ah, sì, è sempre quella. Ah, Dovrebbe essere sempre quella. ok, ti è rimasto online. Buono, dai, meglio così. Vabbè, Meno male. Oh, scusatemi, ma non so che diavolo mi sta pendendo. Riattivo subito il gioco, proprio immediatamente. Anche tutta la live, tipo ad esempio di Phoenix. Devo riattivare questo. ragazzi, quasi quasi ho notato che ho delle carte un po' Odio quando particolari. succedono queste cose, le odio proprio. E che quasi quasi io vi faccio vedere uno dei mazzi, a mio parere, più infami di sto mondo, provo a crearlo. Così dai spunti per battermi, però. No, perché questo è un mazzo un po' particolare. Mentre per ora vi ho mostrato solo mazzi che si basano sulla forza bruta, diciamo, del Pokémon. Oggi vi mostro un mazzo control. Control, belli mazzi control. Meravigliosi, soprattutto quando ti trovi contro. Ci mettiamo 4 oranguro. Non so come sarà perché l'ho ideato io questo mazzo. Quindi non prometto nulla. Allora, i Pidgey tanto è uguale, anche se non sono proprio gli uguali uguali. Mentre qui mettiamo. Perfetto, ci sono. Ci Allora, sono. io qui l'unica carta che aggiungerei in verità di Pokémon sarebbe esclusivamente lo Zacian per pescare. Quindi sarebbe il mio primo mazzo con soli 13 Pokémon. Mamma mia. Io non ce ne ho 13, ce ne ho molti meno in realtà. Ce Come ce n'è meno di 13? Nel ne ho tipo 11. mazzo. Poi te lamenti che non peschi in cazzo. Ci credo che non peschi in cazzo. Sì, Lo ma Zacian. il non pescare Pokémon ci può stare, ma in genere un Pokémon pesca sempre e un Pokémon si può sempre schierare.
A me non vengono. Cioè, ad esempio, io adesso ho 3 camille. Che cosa ci dovrei fare? E questo che mi fa impazzire. Ficcartele Che ci sopra i faccio con tre 3 camille? camille sono utili, più che altro dovresti avere più Pokémon. I Pokémon in questo momento ce ne ho 4 in mano. 4. Energia riciclo. Signore, vediamo un pochettino se nella live. Zero spettatori, mannaggia. Mi sento tutta la live, è arrivato un picco di 5 spettatori, attualmente zero. Maledetto PC, ma che ti sta prendendo ultimamente? Anche di energie in realtà ne metterò poche in questo mazzo. Sarà un mazzo quasi esclusivamente di carte allenatore. Questo ha appena schierato focolare gigante e io ho un caos gravitazionale in mano. GG. Infatti io stavo pensando di mettere proprio Kotitsuyama Oh, sul mio. bentornati ragazzi. Scusate, ma se il mio PC ha fatto il bastardo. Ha fatto il bastardo più di Phoenix quando doveva scegliere tra l'Apes morto e un PJ sano. Scherza. Ragazzi, su quale gengiva dovrei colpire adesso Mudkip? Ah, scherzi a parte, ragazzi, sto creando adesso un mazzo molto molto particolare, un mazzo control. questo c'è Charizard. Allora, Mazzo contro, sì. vediamo. Ma aspettate, dato via un Charizard per un cosa? Boh. Questo Che? momento, Culo. aspetta un attimo. Puoi mettere assolutamente bit. Te ne vai via per favore. Dopodiché voglio aspettare per usare questa mossa, però intanto faccio così. Per fortuna che ho energia riciclo. Poi puoi dire a tuo amico se ha Camilla e Carlina 3. Ah, ok. Hai 3 Camilla e Carlina, quindi 3 carte e 2 bambole. Immagino siano poche bambole di Le energia. bambole ce le ho tutte non scambiabili, soprattutto ci sto creando un mazzo adesso. Ah, ci stai creando un mazzo adesso. Ce Ha ne ho 2 quattro bambole precise. fuori serie, se ti interessa. Gold. Però sono non scambiabili. Non scambiabili. Allora, aspetta, mi sa che c'ho le due, c'ho una poche bambola, mi sa scambiabile, però ne dovrei giocare quattro. Praticamente le poche bambole ce le dovrei avere io, però. Non so se ho, come ti ho detto, si chiama Camilla e Carlina, non so se ho Camilla e Camilla e Carlina ne Carlina, ho però una le poche sola, bambole però sicuramente non ce le ho io. scambiabile Spero pure scambiabili. Allora, io attualmente sono corto di carte, però già che gli ho tolto quella maledetta carta stadio, gli ho permesso di non pescare energie, il che è una cosa veramente buona. Dopodiché, l'unica cosa che posso fare è questa, quindi in procediamo verità non mi immediatamente. serve questo. Cosa dico? A mille Carlina hai detto che non ce le hai, vero? Più che altro me ne servirebbe una in più per darle via. Cioè, Ah, c'ho precisamente quelle che mi servono per il mazzo. ok. Ok, praticamente sì, ce la fai pare per il mazzo, ok. Ok, mi mancano altre 7 carte e ho finito il mazzo. E quindi, aspetta. Raijad GX con lanciafiamme 140 danni. Se No. usi fuoco carica, io giuro, vengo fino lì dove abiti e ti. Non riesco a trovare queste ultime 7 carte da aggiungere. Tanto vorrei provare a mettere delle stadio, magari. Ce l'ho ancora. Caos. Non usare fuoco carica, ti prego, non usare fuoco carica. Ok, nessuno mi sta scrivendo. 2 spettatori, vi saluto ragazzi, scusatemi, ma il PC ha fatto lo stronz, lo struzzo, il dodo e l'ho dovuto riavviare. Vabbè.
mettiamo la ricerca accademica, ne mettiamo ben due. Poco carica, lo sapevo io. Lo sapevo. E a sto punto ti metto sì, Arduino. Audino. Grinta di Rocco, ma vieni! Tu intanto questo Charizard lo metti in panchina e non rompi le Sono quattro scatole. Prima di carte, tutto. metto due Evo Aroma, Dopodiché e due Velox. assegniamo un'energia a riciclo, tante volte c'è necessità di ritirarlo, e finalmente grinta di Rocco. Ok. Quindi Wompert vieni qui, ho già la caramella rara. Dopodiché Oranguru. Allora, non so come potrebbe essere sto mazzo perché non l'ho provato neanche facendo i calcoli astrusi, diciamo che proprio lo sperimento con voi. oddio, io Flirsing, mettiamo effettivamente questo prenderei più energie e acqua. qui. Non Sì, contro perché Mudkip più. perché mi serve un avversario degno di questo nome. Come scusi? C'hai Absol? Quale? Absol con abilità poi di Enzi Prisma, Ibis e Suriem Dojo. Finito sto torneo, vedo se ce l'ho qualcosina. Ibis e Partita, Suiren, insomma. Ok. forse ce l'ho, però non so se è scambiabile. Allora, proviamo a Effettivamente le vedere come carte va non questo. scambiabili sono Sono una rottura dei un coglioni. dito Sì. nel posto lì che sai benissimo. Soprattutto quando trovi la carta che non ti serve, ma che sai che vale, e non la puoi dar via. Mamma mia. Cioè, il problema mio è sto maledetto non è tanto Charizard il problema è che non ho ancora Swampert carico. Vabbè che lui mi può solo 140, quindi lui non me lo ammazzo con un colpo solo. Però dai, su. Perché usi ADP sul tuo mazzo? Perché ce l'avevo, è una delle carte più potenti che ho e effettivamente funziona anche abbastanza bene. Sto mazzo è soltanto leggermente lento attualmente. ADP in fondo mi piace. Cioè, Archia, Archia e Dialga sono, non dico i miei leggendari preferiti, ma quasi. Stanno tra mi piacciono ma non mi piacciono e sono i miei preferiti, ecco. Meglio stessimo. E la gente è Tanto qui ho già soltanto vedendo la DP. sbagliato perché mi sono accorto solo ora che non avevo messo i E ogni fottutissimi volta switch e il posso dare pure mazzo. Cincino che si gioca control. Questo immagino sia riferito a te. Ce li ho già i cincino, infatti regà, scusate, ho fatto veramente un mazzo di merda. No, dai. E questo già aveva. Guarda, Tanto cincino, fotoraggio ripeto, ce li ho già. non lo puoi usare. Ah, va bene, ci abbiamo provato. A te te possono servire Allora, cincino. Charizard maledetto. Lasciami soltanto caricare Swampert perché io poi ti ammazzo. A te può servire cincino, fra, perché fa girare molto meglio i A me no, non serve attualmente. mazzi. Il mio non era una domanda, il mio era un consiglio. Visto che il mazzo non ti gira benissimo, quello è molto utile. Ah, sì, però dovrei enunciare un bordello di cose che adesso me lo fanno girare. Scartiamo. Energia di ciclo, che succede se la scartano? Vabbè, non Energia torno di indietro, va bene, senti ciclo. sti cavoli. Energia di ciclo in pratica ti ritorna in mano. Togliamo bit, Cosa? tanto. Energia di ciclo ritorna in mano. Sì, ma non se la scarti tu volontariamente. Dalla mano no, se è scartata dal Pokémon, sì. Sì, lo so, lo so. Pacchetti. Pacchetti sarebbe molto gradito, effettivamente, sai? Poi tolgo, guarda, tolgo Comunicazione Pokémon. energia. Oddio, mi conviene? No, perché potrei sempre fare quinta di Rocco. 20, 40, 60. 14, 7, 21, 28. Se Swampert carica al massimo sto Charizard devi fare ciao con la manina.
dovevo fare comunicazione Pokémon, però cazzo era là. Ora vediamo se così è meglio. Partenza ideale sarebbe. Questa va appena finire le carte del mazzo. Io adesso non so cosa voglia fare. Non ho idea. Probabilmente ora perde perché non Ah si. no, ok, ha usato Camilla, quindi c'ha un bordello di carte e semplicemente le mischia. Però, sai, devo usare la comunicazione Pokémon. Forse ha fatto una cavolata a non usarla. Perché se adesso lui mi sciotta, mi mette il Charizard, io c'avevo un Pokémon base da mandargli in campo. E niente, Swampert è pronto per contrattaccare. Che voglio. Oddio, raga. Ho messo rosso e blu quando la carta che di solito si usa è rosso. Niente, raga. Sto 140 e svalvolato. sì, dopo quel poco, perché lui non subisce cose, come si chiamano. Non subisce. Non subisce abbastanza danni da metterlo KO. Proprio per il culo non perdo all'istante. Fion, ma vieni, Fione, ma vieni. Ok, ADP in campo. Comunicazione Pokémon, no, perché adesso faccio così tanto non posso attaccare, il mio turno finirebbe comunque. 1, 2 e dov'è l'energia metallo? Adesso mi incavolo. Intanto non mi ha commentato, però tra i spettatori. Ciao a tutti, ragazzi, vi saluto. Potete fare il follow se non l'avete fatto, compare anche il messaggino sotto alla webcam. Devo andare a bruciarti questo Charizard. Uno, Ok, due. queste sono le classiche partite di Sì. sperimentazione del mazzo, per cui adesso mi sto rendendo conto che qui mi ci Nafi può vorrebbero. essere sempre utile. Pesca vigorosa perché ci sta. Mi ci vorrebbero altre Ok, tre au. energie riciclo. Charizard, tu innanzitutto te ne vai perché hai scassato il Ok, cazzo. comunque adesso facciamo così. Sprinta di N capita proprio a puntino. Poche Avrei bambola. preferito un'altra infermiera Joy, però non si può. Ai 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 ai. Un pochettino, ok, non mi sta scrivendo nessuno. Purtroppo io non ho il doppio monitor, quindi ogni volta devo appendere per forza saggi. Picchetto rompighiaccio, gli metto in cima Dragonair. Perché sono Pochettino, stupido, ah perché mamma mia, Drago, cioè Dratini lì, ma sono giusto per ceccato, vabbè. adesso questo, vediamo se almeno un'energia mi capita. Un'energia metallo, buono. Gli assegno un ADP e io ho paura del Swampert perché poi rischia di. No ragazzi, no Aspetta, ragazzi, no faccio così. ragazzi, non viene, non Faccio così per viene, no. vedere quale Pokémon vorrebbe mettere poi in campo. Per regolarmi di conseguenza. Basta lasciarmi. Beh, a questo punto io ho quasi quasi un'arma. Pronto? 120. No, 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 assolutamente no. Assolutamente no. Gestione mazzi E dovrei fai. dargli Quante almeno. carte c'ho? 16. Scartiamo un. Scartiamo Swampert. Prendo altre carte, lo ritiro assolutamente perché sennò vince. E al prossimo turno lui è pronto ad attaccare, non potevo fare altro.
Bene, facciamo Ok, c'ho così, va. un palloncino. Tavola di inversione, non ce l'ho. Non mi sta scrivendo nessuno. Dai, da una Manco parte mi una dispiace. carta verde. Tanto seduto, chiamole, perché veramente Vedete perché sto ADP smorto. è molto forte, cioè io adesso ce l'ho carico con WinDN, me l'ho già caricato per metà e semplicemente Swampert ha fatto il suo peggio lavoro e adesso PG buono e adesso lui è praticamente morto, è praticamente morto, la situazione si è completamente ribaltata e proviamoci soltanto a fare un po' sta aerea, ricerca di energia, vabbè non ci interessa più di tanto, ormai le carte che volevo ce le ho. Pesca vigorosa, no, perché sennò poi rischiano finire le mie carte. Niente. Ammazziamo di questo che gli fa prendere le carte in meno. Ok, segniamo soltanto l'energia acqua pure a Swampert. Adesso stiamo pari. Stiamo pari, solo che a differenza io ho due Pokémon carichi. Swampert lo carico proprio in questo momento. E lui, a parte Arcanine, non ha niente. Nonostante ha tutte queste carte. Vuoi veramente attaccare con 20 di danno? La giocata proprio perfetta è Madkip! stata ritirare Swampert. Tu dici, ma così perdi energie? Sì, ma adesso non me l'ammazza. Ah, ecco Ma cosa fa come il sta bastardo. andando? Spira il Charizard. Fra? Poi? Aspettate. Sì, dimmi. Come sta andando? Oddio, questo Charizard spunta adesso all'improvviso e potrebbe. Farti male. Sì, Ti 180 shotta. attualmente mi fa. Cioè, rischio ti shotti direttamente. Fino a due carte. No. Ah, oh, non la trovate? Possibile, ce l'ha poche nel mazzo di Praticamente c'è 6 energie là e le altre ce le ha schierate. No, perché se non la trovate io ho vinto. carte. Sì. È stata bella come partita. Ora mi scuso Fossero partite così perché. anche contro Phoenix, sarebbe perfetto. Sarebbe un intrattenimento unico. Io sto provando a Live far proprio fino girare. alla fine. Sto Cosa? cercando di far pro di far partire bene sto mazzo, Guarda te, ma è un poche po' bambole di tosto. Lidia. Sì. Ho vinto. Ecco, effettivamente si è reso lui per farci risparmiare tempo. Bella partita però, io questa me ne faccio proprio un applauso. Mi hanno dato anche un gettone per i tornei. Swampert ovviamente è stato il top. Io adesso devo aspettare che lei giochi qualcosa, lui giochi qualche carta per capire che mazzo sta giocando e quindi di conseguenza provare a fermarlo. Grazie Adesso mille, cioè capiremo ho fatto tutto. due risultati con un attimo. Perché metterà i Pokémon base di cui ha bisogno in panchina. Scorbunny e Vulpix. Allora, io mi posso permettere un altro pacchetto in questo preciso istante. Aurora, chi è Aurora? Non lo so. Di sicuro Guarda, non i sono primi io, tre Aurora. giocatori del mazzo segna per il numero presenti da esse, ma questa è fortissima. Puoi giocare questa carta solo se scarti Meridia, Vesperia e Notturna. E Notturna, no, o Notturna dalla tua mano. Guarda le prime 12 Tutte e tre. carte del tuo mazzo e assegna a piacimento tutte le energie che presenti da queste. Porca zozza. Allora. Vediamo un pochettino. Ok, allora. Pic Sì, quasi vedo pic. meglio gli spettatori. Innanzitutto voglio assolutamente risparmiare il più possibile per lo spacchettamento, quindi mi riscatto. No, no, mi si è chiuso il gioco, signori. Mi si è chiuso il gioco. E so per certo che non lo potrò riaprire, ecco, infatti. Devo terminare la live qui, signori. Io devo terminare la live qui. Adesso probabilmente riavvierò il PC.
stato bello e passate sotto il link qui sotto in descrizione. Fate il follow e seguite anche Phoenix e che dire Fin. Io adesso io avvio il PC, ma per l'ultima volta stacco proprio la live. Va Sì, bene. perché, ma io devo capire qual è questo problema. Vabbè, Boh. in ogni caso, dai, è stato bello finché è possibile. Mi dispiace, come si chiama? Non mi Ah, ricordo come ok, ho ti chiami, capito quello dell'altro, del perché mi ha chiesto perché avevo ADP. In ogni caso, è stato bello. Followatemi, followate anche Phoenix io. Ecco, e ecco, schermo bravo. nero. Oh, dai, in una prossima live qui sul canale. Seguitemi anche su YouTube per tanti nuovi Se video. volete ragazzi, Ciao! intanto ci sono io in live. Bene, seguite Phoenix, giusto? Ciao, ciao Finn! Ciao. Bene, bene, bene. Ok, proviamo, continuiamo a provare questo mazzo. Anche se non mi sta facendo impazzire, sinceramente. I control non mi sono mai piaciuti più di tanto, però diciamo questo mi è venuto l'illuminazione, ho deciso di provarlo. Non si sta però rivelando all'altezza. Perché io tempo fa giocai un control, giocavo il PG8 Languru, per questo mi è venuto in mente la combo, aggiungendoci il mincino e le bambole per non prendere, non fargli prendere i premi. Tipo io adesso avrei bisogno della Pokebambola. E indovinate un po' qual è la carta che non pescherò? La Pokebambola. Allora, Era palese. io volevo soltanto provare a vedere se è un ultimo gioco che ho installato che mi fa sti problemi, perché da quando ho installato quello praticamente, non so, improvvisamente sbrocca. Va bene. C'è anche Madkip, anche se lui ha cessato la sua live. Comunque Sì, Adam, trovate vi saluto per l'ennesima volta. il suo link in descrizione del suo canale YouTube. Non faccio niente, sto provando, dov'è? Streamlabs. Live? Fine, posso chiedere un favore? Oppure anche agli iscritti che stanno guardando la tua live? Dimmi. Possono andare sul mio profilo del Ziro Viola, che non è il nome, e vedere se io sono effettivamente in live, cioè se la mia live è Vado interrotta o finita. io tranquillo. Ok. Se azzeccassi il gruppo da cui prendere il link, magari guarda, gli do comunque il fan club che adesso non gli serve. No, fra, non sei in live, tranquillo. Non sono proprio in live. Quindi se tu clicchi sulla live che ho appena fatto, non ti dice che è in attesa di essere avviata, ma proprio è finita. No, sembrerebbe appunto che dica, cioè, Ok. segui Madkip 2000 e ricevi una notifica quando è la schermata di quando è finita la live. Ma tu non mi segui? No, perché ancora non mi decido a farmi l'account su Twitch. E comunque Ah, sto ok. control fa cagare. Contro fa cagare, perfetto. Tutta la vita tsunami, ragazzi, tutta la vita. Comunque io, ragazzi, opterei per il vederci una prossima volta, perché anch'io mi sono un pochino
stancato, diciamo che è dalle 5 che giochiamo, quindi ci sta Eh beh, che mi vado a fare ci sta, ci sta. qualcos'altro. Dunque, ragazzi, Coda Phoenix è tutto. Anche da Markip. Ciao!